Buonasera, benvenuti. Come avevate visto, come avete visto nel programma, il direttore doveva iniziare, introdurre, portare il suo saluto a questo incontro. Purtroppo un impegno improvviso lo trattiene e quindi mi ha incaricato di portarvi i suoi saluti, di scusarsi per questa assenza che peraltro secondo ormai la vita universitaria costituisce uno dei temi più frequenti e ricorrenti per il modo frenetico con cui ormai siamo costretti a vivere le varie tappe della nostra conduzione dell'università. Quindi appunto vi porto i suoi saluti, vi ringrazio di essere intervenuti e introduco io brevemente questo incontro lasciando poi la parola ai vari relatori. Allora, come introduzione al libro, io mi limiterò a richiamare in maniera sommaria, senza alcuna pretesa di completezza, lo svolgimento della storiografia, o almeno degli interventi più importanti nella storiografia, in cui si inserisce la pubblicazione di cui stasera parliamo. Lo scopo dunque di questa mia introduzione è quello di determinare le acquisizioni che in ordine di tempo si sono via via date rispetto ad una vicenda che ovviamente non può lasciare indifferente la scuola normale per il ruolo che Gentile vi ha svolto e per il quale appunto la scuola non può non essere attenta e che allo stesso tempo la scuola non può non svolgere secondo quelle che sono le sue caratteristiche proprie statutarie, e cioè quella di fornire su una vicenda che è stata oggetto di discussione, di polemiche giornalistiche, di interventi molteplici orientati nel più diverso modo, a fornire un apporto che non può non essere di carattere conoscitivo, al di fuori appunto di usi politici della storia o di orientamenti di carattere polemico. Allora, il contesto storiografico che vorrei richiamare parte inevitabilmente dal libro che nel 1985 pubblica l'editore Sellerio ad opera di Luciano Canfora. Voi lo conoscete, il titolo è La sentenza, Concetto Marchesi e Giovanni Gentile. Per la verità non è che prima di questo libro non vi fossero stati degli interventi. Basta ricordare il volume che Carlo Frankovic, storico ma anche personalmente coinvolto nella lotta di liberazione contro il fascismo, il contributo che Carlo Frankovic aveva dato sia alla storia della resistenza a Firenze, sia poi in un saggio specifico del 1961 proprio sulla uccisione di Gentile. Ecco, in quel libro, in quel primo libro in cui si forniva appunto una prima ricostruzione venemenziale della vicenda, una ricostruzione venemenziale che poi è stata ulteriormente sviluppata ed arricchita, emergeva anche una valutazione che costituisce, appare anche nel libro di Mecacci, un apporto tenuto ben presente, quantomeno tenuto sullo sfondo, vi si sottolineava la rapidità, la inaccuratezza delle indagini che erano state svolte dalle autorità di polizia, dalla magistratura, in genere dalle personaggi del regime, relativamente appunto ad un personaggio che appariva anche al regime, appariva anche al fascismo, così come si era venuto delineando dopo l'8 settembre. In particolare si è venuto delineando tra la fine del 43 e l'inizio del 44 come un personaggio scomodo per il fascismo,
in relazione al ruolo di pacificazione che poteva assumere anche rispetto ad alcune peculiarità del fascismo fiorentino, caratterizzato dalla presenza di Pavolini, quindi di un orientamento radicale, e dalla presenza della banda Carità e del suo successore Bernasconi alla guida di questa banda. Ecco, rispetto all'apporto che Canfora aveva dato, cioè appunto al mettere in rilievo che occorreva tenere conto anche di questo elemento, scusate, rispetto all'apporto di Frankovic, cioè che occorreva tenere presente insomma questo elemento, che la rapidità la svogliatezza delle indagini sull'uccisione avevano evidenziato, il libro di Canfora ovviamente allargava l'orizzonte, introduceva un orizzonte molto, molto più largo, non perché dimenticasse questo aspetto che pure era presente nel libro di Canfora, quello appunto della quiescenza in qualche modo delle autorità del regime nei confronti di una vicenda che avrebbe potuto invece sollecitare una maggiore attenzione, metteva in luce appunto la presenza di altri elementi, di altre componenti, a partire dalle trasmissioni di Radio Londra, la campagna che Radio Londra aveva fatto contro Gentile, quindi il possibile coinvolgimento dei servizi segreti britannici in questa vicenda, e in particolare appunto la propaganda che era stata orchestrata dal Partito Comunista. Ecco, qui, come sapete, lo ricordo solo rapidamente, l'apporto più significativo del libro di Canfora veniva in virtù appunto della strumentazione filologica che metteva in atto anche su questo punto. Nel mostrare come l'articolo pubblicato da Concetto Marchesi sul quotidiano socialista di Lugano, Libera Stampa, nel febbraio del 1944, fosse stato riproposto sul foglio clandestino del Partito Comunista Nostra Lotta nel marzo dello stesso anno, fosse stato riproposto con una variazione significativa, soprattutto nella parte finale, quindi c'era stata una trasformazione dell'articolo di Marchesi ad opera di Girolamo Ricausi, cioè del responsabile della stampa clandestina del PC, che forniva di quell'articolo una nuova versione che terminava con quelle parole lapidarie che poi avrebbero dato il titolo al libro stesso di Canfora, e cioè: senatore Gentile, la giustizia del popolo ha emesso la sentenza, morte. Il Canfora appunto sottolineava particolarmente questo aspetto perché insomma quello che gli interessava era quello di mettere in rilievo in qualche modo un costume intellettuale dell'Italia repubblicana, quindi dell'Italia successiva a quella vicenda, in cui gli intellettuali non assumevano particolare responsabilità nei confronti dei loro comportamenti, in quanto appunto sottolineava come Marchesi non avesse mai messo in rilievo questa manipolazione, questa trasformazione del suo articolo che era stata fatta, anche se l'aveva pubblicato nella raccolta delle sue opere, nella versione da lui firmata e non nella versione che era stata cambiata da Ricausi. Ecco, ma quello che vale la pena di sottolineare è come dopo il libro di Canfora le cose fossero tutt'altro che semplici, fossero tutt'altro che risolte, e Mecacci nella Ghirlanda Fiorentina sottolinea particolarmente fin dall'inizio questo aspetto, e cioè sottolinea come l'intervento di Luporini in una trasmissione radiofonica dell'aprile del 1989, in una trasmissione radiofonica in cui era presente un altro personaggio in qualche modo legato a queste vicende e anche legato alla scuola, come Eugenio Garen, ecco, Luporini facesse riferimento al libro di Canfora non solo per ricordare la sua vicenda personale, il suo intervento personale, e cioè il fatto che si era rivolto a nome del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale alla famiglia per sottolineare come un intervento della famiglia sarebbe stato estremamente opportuno al fine di evitare che ci si abbandonasse dopo la morte di Gentile a delle rappresaglie, e c'era stata appunto questa volontà di intervenire perché la famiglia si facesse interprete di questa esigenza presso le autorità
fasciste, ricordando appunto che il ruolo di Gentile era stato un ruolo di pacificazione e quindi era del tutto incoerente rispetto alla sua linea, rispetto alla sua figura, il darsi a delle rappresaglie. Ecco, non era solo a questo quello che Luporini voleva sottolineare, quindi il suo apporto personale, il suo coinvolgimento personale in quella vicenda, ma anche ricordava come il libro di Canfora non avesse ricostruito in maniera pienamente corretta quello che era successo, non solo perché appunto la polemica di Marchesi nei confronti del filosofo una polemica non particolarmente significativa, comunque non molto rilevante, addirittura giungeva a dire non ha nulla a che fare con la morte di Gentile, ma appunto aggiungeva una frase particolarmente rilevante, cioè che vi erano ancora molte cose da dire a proposito della morte di Gentile, ma egli non intendeva appunto parlarne perché si toccavano cose che forse ancora non si possono dire. Siamo presenti di fronte a cose che ancora non si possono dire. Ecco, proprio su questo elemento vi era un intervento immediatamente successivo di Gennaro Sasso, il quale sottolineava questo apporto in qualche modo di Luporini, sollecitandolo a dare le informazioni che fossero in suo possesso e che aveva in qualche modo esplicitato in quel suo intervento radiofonico, proprio perché si tratta di giungere ad un chiarimento su una vicenda che, nonostante gli apporti di Canfora, sembrava avesse ancora parecchi punti oscuri. Quel tipo di chiarimento non venne mai compiuto da Luporini, ma ciò non toglie che la storiografia abbia continuato ad andare avanti. Naturalmente gli interventi sono stati tanti, sono stati molteplici, io mi limito solamente a ricordarne tre tra i diversi per definire un po' lo sfondo storiografico in cui appunto esce il libro di cui parliamo stasera e rispetto appunto a questa storiografia tende a fornire ulteriori precisazioni. Ecco, il primo intervento che voglio ricordare è quello classico, è quello tipico di Renzo De Felice in un libro che ha fatto molto discutere, il libro del 95, Il Rosso ed il Nero, in cui appunto De Felice diceva diverse cose a proposito di questa vicenda, ma soprattutto mi pare ricordava un elemento, e cioè l'elemento che la morte di Gentile dovesse essere inserita all'interno di un contesto in cui il filosofo pensava di poter assumere appunto un ruolo politico di mediazione, un ruolo politico di mediazione, un ruolo politico di pacificazione, un tentativo appunto di ricomporre la situazione che non era ovviamente gradito al fascismo, non era gradito in particolare all'ala radicale del fascismo, e sotto questo profilo Gentile metteva in qualche modo in rilievo un ulteriore contributo che si poteva dare, e cioè il fatto che il ruolo di Gentile, il ruolo di pacificazione appunto di Gentile, il fatto che poteva intervenire su Mussolini per sconfessare l'operato di Pavolini o della banda Carità, non era solamente un ruolo ideale, non era solamente un progetto ideale, ma aveva dei concreti riscontri politici all'interno del regime fascista, all'interno del fascismo fiorentino di quegli anni. Esisteva un gruppo, esisteva un movimento, poi appunto Mecacci sviluppa ulteriormente questo aspetto, ma già Gentile aveva cominciato a delinearne l'importanza, questo movimento di giovani italiani e repubblicani che in qualche modo pensava ad un cambiamento generazionale all'interno del fascismo, un cambiamento generazionale che aveva come riferimento politico per l'appunto una diversa linea che andava nella direzione della mediazione anziché nello scontro. Dunque c'era in qualche modo una opposizione del fascismo verso la figura di Gentile, così come c'era un'opposizione del comunismo, che appunto il rosso e il nero, che per l'appunto convergevano nella idea che l'obiettivo politico da perseguire in quel contesto era una rottura netta, una posizione di discontinuità rispetto all'Italia di quel momento, all'Italia repubblicana, rispetto al progetto dell'Italia post-fascista. Naturalmente De Gentile sottolineava anche altri aspetti, ma questo mi sembra, come dire, l'aspetto più significativo.
Il secondo contributo che mi pare opportuno ricordare è quello di Sergio Bertelli, in un saggio del 2001, che peraltro riprendeva un contributo precedente e soprattutto riprendeva la recensione fatta immediatamente sull'indice dell'85 al libro di Luciano Canfora, in cui dava ulteriori esplicitazioni rispetto a quanto allora aveva detto, ma insomma riprendeva le confidenze che gli erano state fatte da un amico, Bilenchi nella fattispecie, il quale appunto indicava in maniera molto precisa che la decisione di uccidere Gentile era maturata nell'ambiente del Partito Comunista Fiorentino, in cui si era discusso se compiere un'azione simbolica che mettesse a morte Soffici oppure Gentile, e al termine della discussione, e a maggioranza, perché Bilenchi in qualche modo aveva rivelato la cosa, si sarebbe opposto, anche se appunto in qualche modo sono memorie di diversi anni successivi, la decisione appunto presa a maggioranza, il voto era andato verso la direzione di mettere a morte il filosofo. E ancora un ulteriore terzo ultimo contributo, che mi pare lo sfondo immediato su cui si colloca questo libro, è l'intervento compiuto dal 2005 da Paolo Paoletti ed intitolato Il delitto Gentile, pubblicato da Le Lettere, in cui si prende una posizione abbastanza precisa, mi pare, cioè si esclude la pista del fascismo repubblicano come un possibile movente della uccisione, così come si esclude la pista dei servizi segreti britannici, mentre invece si richiama soprattutto l'attenzione sul ruolo, su una certa attenzione perlomeno sul ruolo giocato dalle autorità naziste, per le quali appunto le quali presero seriamente appunto l'omicidio Gentile, furono quelle che di fatto condussero una qualche azione di indagine, fino a ritenere di poter proclamare di essere giunti ad arrestare coloro che avevano ucciso Gentile. Tuttavia, insomma, l'attenzione centrale di Paoletti si indirizza su un altro fatto, cioè sul coinvolgimento degli intellettuali comunisti. Ecco, qui Mecacci in qualche modo sviluppa un pensiero critico nei confronti di questo tipo di posizione. Io su questo non lascio evidentemente molto volentieri la parola a coloro che approfondiranno i temi degli apporti conoscitivi del libro. Quello appunto che mi preme notare che con Paoletti si giunge ad un ulteriore contributo sulla vicenda evenemenziale, perché il libro di Paoletti pubblica in appendice l'intervista di colui che materialmente uccise Gentile. Dunque qui abbiamo un ulteriore apporto di carattere conoscitivo sullo svolgimento della vicenda, ed abbiamo poi un ulteriore apporto nel senso appunto di una sottolineatura del ruolo degli intellettuali. Ecco, ed è credo questo il punto di partenza del libro. Nel libro appunto mi pare si affermi come ipotesi di lavoro iniziale che si tratta di un mondo intellettuale molto vario, molto articolato, appunto la ghirlanda fiorentina, molto intrecciato, un mondo, dice Mecacci, fatto di scrittori, pittori, artisti, professori universitari, italiani e non italiani, anche questo è un altro elemento che emerge, i quali andavano al di là, appunto era un contesto, era un mondo che andava al di là di quanti erano schierati nel ruolo dell'antifascismo. Ecco, direi che questo è il punto di partenza, della indagine sul ruolo degli intellettuali che il libro vuole sviluppare e che le voci comuni, le voci collettive ci guideranno ad analizzare in maniera più puntuale. Ecco, io concludo
concludo ringraziando Luciano Mecacci di essere venuto qui con noi a parlare del libro, ringraziando coloro che hanno accettato di discutere questo volume, i professori Mauro Moretti, Roberto Pertici e Maurizio Torrini. Do alla fine a loro la parola, appunto, e ribadisco che la figura di Gentile è una figura troppo importante per la scuola per ignorare ciò che la storiografia, speriamo liberata il più possibile da intenti polemici, può darci a proposito di una conoscenza di questo personaggio. Ecco, finisco qui, appunto, rinnovando i miei ringraziamenti, darei subito la parola a Mauro Moretti per il suo intervento. Grazie. Io vorrei cominciare brevemente, ma con tre citazioni che mi sembrano tutte molto importanti per inquadrare le poche osservazioni che vorrei svolgere. La prima è tratta da una lettera di Gentile del 27 novembre 43, indirizzata alla figlia. Lettera, secondo me, per molti aspetti non solo psicologici ma anche politici, decisiva. A fronte delle obiezioni della figlia sulle sue scelte recenti, ma obiezioni che sembrano poi confermate anche da altri figli. Il figlio medico racconta di aver cercato di convincere il padre di non tenere il discorso agli italiani e così via. Gentile rispondeva: non accettare quella scelta sarebbe stata suprema vigliaccheria e demolizione di tutta la mia vita. Il 23-24 giugno, è il discorso agli italiani, io non cedetti alle minacce di morte. E poi io profondamente desidero che si vinca, che l'Italia risorga col suo onore, che la mia Sicilia sia alla mia morte la Sicilia italianissima in cui nacqui e in cui sono seppelliti i miei genitori. Aspettare, tappato in casa, che maturino gli eventi, è il solo modo che ci sia di compromettersi gravemente. Bisogna marciare come vuole la coscienza. Questo ho predicato tutta la vita. Non posso smentirmi ora che sto per finire. Dio ci aiuterà. Le altre due citazioni che volevo proporvi sono una testimonianza del momento della morte di Gentile, dei funerali, entrambe sono tratte dal libro di Mecacci, una di Primo Conti, che descrive il cadavere, descrive la sua visita alla camera ardente e così commenta: era un uomo consapevole del proprio destino, cosciente delle sue responsabilità. Stava dritto come un bersaglio sulla prua di una nave, pur sapendo che non avrebbe tardato a inabissarsi. E anche questa è constatazione molto chiara, coeva fra l'altro, assolutamente immediata. E poi un'altra breve citazione tratta da una lettera famosa, bellissima, di Gioacchino Volpe ad Ernesto Sestan sui funerali di Gentile, dove Volpe rimarca fra le altre cose l'assenza di tanti intellettuali che a Gentile dovevano moltissimo. C'erano solo tre accademici d'Italia presenti. Latitanza piena, commenta Volpe. Speravo di vedere anche Morandi, Rodolico, qualche professore, ma non c'è nessuno. Tre accademici e basta, ma io ero lì più come vecchio amico di Gentile, 50 anni ormai fra vita comune, amicizia, collaborazione, che non come accademico, che mi pare ormai cosa morta. Credo che il dramma dovrà arrivare fino in fondo prima che si possa cominciare a rivivere e ricostruire. E qui sottolineerei, accanto alla evidente pietà legata all'amicizia, erano stati studenti insieme qui, Gentile aveva 2 anni di più, ma avevano studiato insieme per alcuni anni alla scuola normale, anche una netta presa di distanza politica. Volpe non aderì alla Repubblica Sociale, l'Accademia d'Italia è cosa morta e la crisi dovrà compiersi completamente, come dire, i tentativi, le ipotesi, le speranze di pacificazione, di conciliazione non hanno spazio a questo punto della contesa. E bisogna dire, anticipando una delle mie considerazioni di fondo, che in questo caso Volpe aveva visto molto più chiaramente di Gentile qual era la realtà della situazione in atto. Su questo non c'è dubbio, è una testimonianza veramente, veramente preziosissima. Ho voluto partire da queste citazioni perché rinviano ad alcune delle tematiche
centrali nella ricostruzione di Mekaci, e devo dire la verità, per quanto il libro sia corposo, si legge con una passione, una curiosità e un interesse che veramente aumentano via via che le pagine scorrono. Quali questioni? La posizione e la consapevolezza di Gentile. Entrambe mi sembrano non dubbie, cioè delineabili molto chiaramente nelle loro coordinate, nelle loro caratteristiche. Il contesto nel quale eventuali propositi politici di Gentile e disegni venivano a collocarsi. Vorrei accennare ad alcuni aspetti che verranno sicuramente poi ripresi da Roberto Pertici e Maurizio Torrini, generali del volume, quindi procederò solo per accenni. Il primo, il sensibile ampliamento della base documentaria. Per quanto si tratti a volte di documentazione raccolta oralmente con tutte le problematiche teoriche e tecniche legate al trattamento delle fonti orali, ma insomma è un libro che cambia il quadro storiografico che era consolidato al momento in cui il libro viene concepito e scritto. Se ne raccoglieranno altre, già che stiamo a parlare di fonti orali, fra poche settimane uscirà un volume del quale ho scritto la prefazione, curato da un'archivista fiorentina, che raccoglie molte lettere indirizzate a Giovanni Pieraccini, che alla fine degli anni 30, inizio anni 40, era studente qui al Collegio Mussolini. Sono lettere di suoi compagni del Collegio Mussolini, diventati poi prestigiosissimi, Meucci, Fuà. L'unico corrispondente che abbiamo raccolto nel volume e che non era studente al Mussolini è Bindo Fiorentini. Anche io, incuriosito dal capitoletto su Bindo Fiorentini, proposto da Mekaci, ho chiesto a Pieraccini, che era stato il migliore amico della sua vita, se lui ritenesse possibile una cosa del genere. Pieraccini era a Firenze nel 1944, era fisicamente lì, discuterà della fondazione di società poco dopo. Lui lo ha smentito seccamente, forse perfino un po' troppo seccamente, ma insomma ha detto assolutamente no, non è pensabile che qualcuno abbia proposto a Bindo di uccidere Gentile. Però ecco, è stato molto, molto reciso nel negare questa opportunità. Ripeto, è un gioco, ma è un gioco di fonti orali, ma riportiamo anche queste. Quindi ampliamento della base documentaria con deviazioni, no? e cammini laterali solo in apparenza secondari e a volte direi invece di grande rilievo e che sollecitano molte curiosità, non necessariamente tutte connesse all'oggetto primario del libro, cioè alla morte di Gentile, portano altrove e suggeriscono altre piste, questo voglio dire. L'insistita attenzione su una ricostruzione fin qui piuttosto lacunosa e segnata da numerose contraddizioni. Ricostruzione fattuale, ricostruzione che finisce per attrarre anche chi non fosse particolarmente incline alle implicazioni, per così dire, poliziesche della vicenda, com'è il mio caso, ma finisce poi per essere coinvolto il lettore dalla messa a punto di una serie di dettagli poco notati e di contraddizioni ancora meno notate. Quindi c'è un dato proprio fattuale, conseguente dalle due premesse, rimessa in discussione di alcuni punti più consolidati della tradizione storiografica, con la quale, andrà aggiunto, Mekaci si confronta in modo circostanziale, cioè su singoli punti. Mai ci si pone il problema nei termini in cui l'ha posto adesso Daniele Menotti, cioè di una introduzione storiografica, e su singole affermazioni, su singole questioni, su singoli documenti che con Paoletti, con Canfora e con altri, il libro propone un confronto puntuale. Quali spunti? Un ultimo punto generale a questo punto. La costruzione narrativa del libro è una costruzione in crescendo e io ho l'impressione che il libro al plot deleghi molto e che quindi la collocazione nei capitoli di determinate tematiche sia chiaramente una chiave di lettura. E allora il fatto, ad esempio, che la collocazione nei capitoli della tesi della possibile responsabilità fascista sia iniziale e non finale, è chiaramente un'indicazione, secondo me, che l'autore a quella tesi crede pochissimo. Tanto è vero che si sottolinea in più passi come in realtà i fascisti non fossero affatto così sollevati dall'esecuzione di Gentile, tant'è che procedono a una rappresaglia, non alla rappresaglia contro gli intellettuali che si temeva, ma contro 17 arrestati comunisti che vengono uccisi poco dopo. E in alcuni documenti si mette chiaramente in evidenza questo nesso. Non è che la rappresaglia non ci sia stata, non è stata verso gli intellettuali arrestati, ma c'è stata. E quindi in realtà né comunque una parte delle autorità fasciste né le autorità tedesche sembrano avere accolto con grande sollievo in realtà o come una liberazione la morte di Gentile, cosa che sembrerebbe appunto, ripeto, in questo tipo di costruzione narrativo-argomentativa
E il fatto che Rossi sia alla fine, secondo me, invece è altrettanto indicativo di una scelta interpretativa, ma di questo poi parleranno altri. E quindi fra gli spunti da mettere in risalto è anzitutto notevole, e anche questo accennava già Daniele Menozzi, il tentativo di dare consistenza non solo programmatica e ideale ai propositi e a una linea conciliativa di Gentile. Cioè non è solo lui che individualmente cerca di agire in quella direzione. Sottolineando quindi e portando documenti, sottraendo alla dimensione del mero impegno individuale di Gentile e documentando delle forme organizzative e parlando di persone che in quel progetto si riconoscevano, dal direttore sostituito della Nazione al gruppo del Movimento Giovanile Repubblicano e così. Esisteva una concreta trama, per quanto esile magari, ma organizzativa, che andava al di là delle individuali manifestazioni di buona volontà di Gentile, del suo impegno per far liberare degli arrestati, delle sue dichiarazioni giornalistiche. Sembra esserci qualcos'altro. Questo non è un punto trascurabile storiograficamente. Io sono rimasto molto colpito da una nota aspra e secondo me fuori fuoco di Michele Sarfatti in uno dei suoi studi sugli ebrei italiani, dove Gentile viene definito il primo dei non giusti a proposito dell'atteggiamento verso gli ebrei. Ora, nessuno seriamente potrà proporre di piantare un albero con il nome di Giovanni Gentile lì, però bisognerà pure distinguere fra chi qualcosa ha fatto con le sue scelte, con le sue modalità di azione, con i suoi tempi di azione, e i moltissimi che nulla hanno fatto e che magari da quelle disposizioni hanno anche tratto vantaggi materiali. Ecco, quindi sottraendo l'azione di Gentile a questa dimensione quasi velleitaria, comunque puramente individuale, di aiuto agli amici e cercando di dare consistenza a quel disegno, secondo me emergono elementi di un certo interesse, per quanto poi quel disegno si riveli francamente debole alla prova dei fatti. Qui vorrei di nuovo citare un passo che mi ha colpito, che è una testimonianza di uno dei personaggi che viene preso come esemplare di questa adesione al gentilianesimo conciliativo, Gracci, che scrive a Gentile poco dopo il discorso agli italiani una lettera molto bella e che, parlando del movimento giovanile, dei giovani italiani repubblicani, scriverà poi, Angelo Gracci, di questo movimento di giovani ex compagni repubblicani, purtroppo quasi tutti passarono dall'altra parte, cioè con i repubblichini, ma coerentemente, in buona fede, io scelsi la via della montagna, uno dei partigiani che entra a Firenze poi, ma non mi sento assolutamente superiore. Ho scelto questo perché ho interrogato la mia coscienza, ma ho combattuto anche per loro. E però al momento delle scelte questa ipotesi conciliativa salta. Alcuni, pochi, passano con i partigiani, la maggioranza rimane poi fedele al fascismo repubblichino e addirittura collabora con i nazisti. Però ecco, c'è stato un momento in cui questo movimento ha sembrato poter prendere una qualche consistenza. E questo aspetto rinvia a una questione più generale, direi, quella delle coordinate all'interno delle quali collocare la ricostruzione. E ve ne sono di geografiche, anzitutto, da riferire al fatto banalissimo, ma da non perdere mai di vista, che in Italia la guerra finisce a rate, al sud nell'autunno del 43, al centro nell'estate del 44, al nord nella primavera del 45. Non finisce insieme. E questo è che il progressivo modificarsi, quindi, della situazione politica e militare determina intrecci complessi. Non è possibile qui non sottolineare di passaggio le pagine dedicate nel libro agli esordi di Licio Gelli. In quel passaggio lì si sono determinate tante fortune e tante sfortune, poi proiettate sull'Italia repubblicana. Il possesso o la mancanza di possesso di informazioni su uomini e cose di quei mesi ha giocato un ruolo non trascurabile, ma proprio perché la dinamica è questa. Su tempi lunghi, scanditi, che consentono quindi l'elaborazione e la rapida crisi di propositi politici, perché un conto sono gli americani a Cassino, un conto sono gli americani sotto Firenze e le situazioni cambiano, di scelte individuali e così via. È la situazione che cambia e determina questa mutevolezza e che induce, fra l'altro, scusatemi la ulteriore parentesi, a
evitare il più possibile atteggiamenti di tipo moralistico e deprecatorio, soprattutto da chi questi eventi ripercorre leggendoli comodamente seduto in poltrona e mai confrontato con scelte neanche minimamente paragonabili a quelle che i protagonisti dovettero compiere allora. Quindi molta cautela in questo. La indiscutibile localizzazione fiorentina del volume è casomai sfumata verso nord, il nord della Repubblica Sociale Italiana, ma anche quello delle centrali operativa politico-militare del Partito Comunista, di Secchia e di Banfi, per fare due nomi molto ricorrenti, mentre al sud si guarda in un'altra prospettiva, in riferimento all'opera sempre più strutturata e pervasiva dei servizi alleati, che hanno lì invece la loro base operativa. Ed è a questo quadro che occorre guardare per valutare appunto l'operatività di quei propositi di pacificazione, a proposito dei quali Volpe, mi sembra, aveva formulato un giudizio assai netto e realistico. Però in fondo non solo Volpe, anche Gentile, parlando, come riferisce Luporini, e qui di nuovo cito, con Armando Carlini, e in quel contesto Gentile non era stato da meno, non credo si possa attribuire all'uomo qualche forma di ingenua speranza. Luporini, questa citazione da Luporini, una volta gli sentì dire: Armando, caro Armando, noi ci siamo fin dentro, fin qui, e si portò la mano al sommo della fronte, e dobbiamo pagare fino in fondo. Quindi anche in questo caso la consapevolezza era molto matura. Vorrei citare a questo proposito in margine un brano poco noto, tutto sommato, come dire, poco considerato dalla storiografia gentiliana, ma che a me invece sembra rivelatore, di Gianfranco Contini, nel profilo che stese di Gentile nella letteratura italiana dopo l'unità. Sono poche righe, ma molto chiare, nelle quali si sottolinea la particolarità del ruolo politico avuto da Gentile all'interno del fascismo, forte solo fra il 22 e il 24, e poi in realtà via via declinante, con però dei momenti di punta. Ripeto, è un'indicazione storiografica e psicologica da riconsiderare. Il successivo pronto annullamento dell'autorità politica del Gentile, dopo la caduta dal ministero, tollerato nell'ambito delle imprese culturali, basti ricordare l'Enciclopedia Italiana, ma sottolineo il tollerato, e il suo riapparire in scena come fiancheggiatore solo nei momenti di crisi, manifesto degli intellettuali fascisti 1925, dopo il caso Matteotti, discorso in Campidoglio per la sconfitta 1943, rinnovata adesione a Mussolini, causa della sua tragica fine, sono significativi così della psicologia del Gentile che si espone nei momenti di crisi, che rilancia il suo appoggio nei momenti di difficoltà del regime, come della diffidenza verso di lui da parte del regime, che nella sua convergenza di revisionismo socialista, idealismo pragmatico, giustificazione del fatto compiuto, e nazionalismo, preferì di solito assumere a precursori culturali Georges Sorel, lo storico e narratore romagnolo Alfredo Oriani e magari Nietzsche e D'Annunzio, ma non appunto Gentile, che riemergeva politicamente nei momenti di difficoltà. È un'annotazione anche psicologicamente sottile riguardo alla natura dell'uomo, insomma. La questione non è di poco conto, perché rinvia al punto che credo vada maggiormente messo in evidenza nel libro. Nonostante il dettagliato sforzo di identificazione del chi ha ucciso Gentile, fruttuoso per quello che riguarda gli esecutori, direi che a questo punto non sussistano più dubbi sostanzialmente, meno determinato ma sufficientemente suggestivo, qui magari chiederemo all'autore ulteriori lumi, per quello che riguarda i mandanti, ma il punto vero è di ricostruzione del come, cioè sulla dinamica materiale dell'evento, il problema vero è quello del perché. In due lunghe recensioni apparse di quest'opera, quella lunga, piatta, grigia, come spesso accade a questo illustre commentatore, di Paolo Mieli sul Corriere della Sera, e quella molto più vivace, per la verità, molto più sollecitante, di Marcello Veneziani sul Giornale, si formula
Un'ipotesi parzialmente convergente. Gentile non è ucciso per il suo passato, è ucciso per il suo potenziale futuro. Veneziani è più chiaro e però formula due diverse letture di questo potenziale del futuro. Gentile è pericoloso per il suo appello alla concordia e quindi è pericoloso per un suo potenziale ruolo positivo nel futuro, di mediazione e di uomo di transizione verso una via d'uscita. Oppure, ma qui è un oppure, non è conciliabile l'ipotesi, sono due ipotesi inconciliabili, oppure occorreva per il partito degli intellettuali che in quel momento dovevano fare delle scelte, eliminare attraverso di lui il loro passato. Quindi Gentile può avere un ruolo nel futuro negativo e non positivo, è quello che sa ed è quello quindi che può mettere in imbarazzo molte, molte, molte persone. Sono però due ipotesi che insieme non stanno, bisogna optare per una delle due, chiaramente, se si vuole optare per una delle due. Ora, chiunque abbia messo mano, anche per fare ricerche diverse, io ho studiato la giovinezza di Gentile, mai la morte, nell'archivio Gentile ha subito l'impressione evidente, la reazione a scorrere l'inventario, lì ci sono tutti. Non manca un nome della cultura italiana fra l'ultimo decennio dell'Ottocento e il 1945. E quindi questo poteva essere un elemento non trascurabile. Chi però poteva temere l'accusa, come dire, di collaborazione mossa da un Gentile vivo a fascismo caduto? Non gli azionisti, ad esempio, perché tutti sapevano che gli azionisti erano in grande misura di ascendenza gentiliana. Lo scrive Codignola subito al momento in cui contesta la rivendicazione del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, la rivendicazione collettiva dell'omicidio. No, lo dice Bilenchi quando dice gli azionisti saranno contrari perché sono tutti allievi di Gentile. Lo scrive nel 44 di nuovo, e anche questo, se ritroviamo il brano, perché è coevo, Contini, a proposito di Capitini, in un suo saggio famosissimo sulla situazione intellettuale italiana in quel momento, che naturalmente ora non troverò, ma lo dice, Capitini deve molto di più a Gentile che a Croce, e la scelta di riferirsi a un intellettuale, a un personaggio per lui così importante come Capitini, è una scelta molto chiara di indicazione di una tradizione di antifascismo. Per il Partito d'Azione Gentile è, secondo le parole di Codignola, morto moralmente e non occorreva sostanzialmente ucciderlo fisicamente. Però il Partito d'Azione era anche quello più contrario in quel momento a una linea di riconciliazione e di continuità con l'Italia fascista e prefascista, quello più radicalmente impegnato in una linea di rottura, e quindi anche quello poteva essere un problema. Il libro è molto interessante, questa è una chiosa a margine, perché riprende e amplia un tipo di indagine e il recupero di testi già avviato da Francesco Perfetti nel 2005, ma qui l'inventario può ancora essere allargato. A me è capitato di citare, seguendo una piccola pista svizzera, altri interventi relativi alla morte di Gentile, quello dei commenti. Noi un quadro sistematico dei commenti sulla stampa, delle prese di posizione pubbliche e private rispetto alla morte di Gentile, ormai ne sappiamo moltissimo, ma verosimilmente ancora qualcosa in questo campo c'è da ricostruire. Ci sono piste non trascurabili. Libera Stampa, dove pubblica Marchesi l'articolo, sarà poi il giornale che dal gennaio al maggio del 45 ospiterà l'appendice fondamentale curata da Contini, l'appendice fondamentale curata da Contini, azionista anche lui naturalmente, e reduce dall'esperienza della Valdossola. Quindi queste sono piste che vengono qui riproposte, allargate e ulteriormente che sollecitano ulteriori verifiche. Un ultimo punto vorrei sottolineare, anche perché mamma mia volevo parlare 10 minuti. Fra le analogie che il delitto Gentile evoca per le sue modalità, Mecacci ne propone una legittimata anche da un intervento brigatista, quella appunto con il caso Moro, ma è Valerio Morucci che ne parla. Mieli aggiunge il caso Calabresi. È curioso che se il contesto è
quello della preoccupazione che un vivo possa, come dire, mettere in difficoltà, incrinare gli equilibri che emergeranno a quel punto del conflitto nel dopoguerra, non si proponga quella che secondo me invece è un'analogia del tutto possibile, cioè una prova generale della morte di Mussolini. Vi ringrazio. Okay. Grazie Mauro, abbiamo cominciato appunto ad entrare all'interno del libro, ad esaminarne la struttura e gli apporti, credo che possiamo continuare con Roberto Pertici. Dunque, non è semplice parlare di questo libro di Luciano Mecacci. Infatti noi non ci troviamo di fronte a un tradizionale libro di storia. Una volta si diceva che un libro di storia deve avere una sua unità intorno a un problema storico che l'autore affronta e sviluppa. Il libro di Mecacci presenta invece almeno due nuclei tematici, almeno due nuclei tematici distinti. Quello dell'uccisione di Gentile, in cui l'autore cerca sulle basi, diciamo, di Ranke, di stabilire come le cose realmente siano andate, e quello dei modi in cui la sua memoria, la memoria di Gentile, la memoria postuma di Gentile, è stata elaborata da una serie di intellettuali non implicati direttamente nella vicenda della sua uccisione, ma che per anni gli erano stati vicini. Il primo problema, quello del delitto, mi si perdoni un po' la grossolanità del discorso, richiede le attitudini di uno storico detective, che non si accontenti delle ipotesi acquisite, persegua vie nuove, cerchi e trovi delle prove per sostenere le sue ipotesi. Il secondo problema, quello della memoria postuma, richiede una conoscenza adeguata della società e della cultura italiana del Novecento e dei suoi snodi fondamentali. La ricerca di Mecacci è essenzialmente prosopografica. Siamo di fronte a decine e decine di vicende intellettuali, biografiche, scusate, che si incrociano in un caleidoscopio di vita e di morte, di tradimenti e di fedeltà, di miserie e di eroismi. L'autore ha messo insieme come un ricchissimo schedario che riguarda anche personalità minime, fin qui trascurate. Ha fatto in tempo, perché spesso sono scomparse in itinere queste personalità negli ultimi anni, a raccoglierne le testimonianze e le confidenze. Questa impostazione, secondo me, ha pregi straordinari. Il lettore è condotto in meandri psicologici ed esistenziali che sono al di sotto della grande storia e gettano una luce spesso impietosa sulla quotidianità della guerra civile, ma comporta anche dei rischi, perché, come diceva Guglielmo di Humboldt nel 1821, la verità storica somiglia in certa guisa alle nuvole che solo in lontananza prendono forma per gli occhi. Questo libro delle volte è troppo vicino e il contorno delle cose sfugge. Non basta cioè l'analisi minuta, l'investigazione accuratissima, ma bisogna anche introdurre il ragionamento storico. Un ragionamento storico che riesca a stabilire le connessioni e che dia il senso dei problemi nel loro insieme. Di questi rischi poi farò qualche esempio. Il 27 gennaio del 1981 lo scrittore Romano Bilenchi rendeva allo storico Sergio Bertelli una testimonianza importante sulle vicende che avevano portato all'uccisione di Gentile. La possiamo leggere, perché Bertelli la riportò nella recensione già citata sull'Indice del settembre dell'85 al volume di Canfora. A Firenze esisteva una specie di direttorio comunista
del quale facevano parte Rossi e Fabiani. Un giorno Rossi mi disse: questi intellettuali rompono troppi coglioni, bisogna dargli una lezione. Va fatto fuori uno. Che ne dici di Soffici? Soffici? Ma che sei impazzito? Risponde Bilenchi. È un letterato stupido. Rischiare quattro persone. Per Soffici non è possibile. E litigai per 3 giorni. Il 4° giorno, al solito appuntamento, Rossi mi disse: ti ringrazio, tu ci hai fatto un servizio eccezionale. C'è un articolo di Soffici sul Corriere della Sera che è una tale bischerata che quello è davvero un bambino. Vieni a casa di Ranuccio, Bianchi Bandinelli, domani mattina. Ci vado e ci trovo Bianchi Bandinelli, Rossi, Fabiani. In questa riunione mi dice dunque Rossi: che ne pensi di ammazzare Gentile invece di Soffici? Tutti dissero di sì. Bianchi Bandinelli, Fabiani e, sembra che ci fosse anche, poi lo dirò subito, Bruno Sanguinetti. Tutti dissero di sì, soltanto Bilenchi, come dire, si oppone, per motivi di carattere politico, non umanitario. Qui siamo al di fuori di ogni valutazione di tipo umanitario. Non lo farei, dice Bilenchi, perché se lo fate deve essere fatto a nome del PC, del Partito Comunista. Non possiamo coinvolgere il CLN, perché gli azionisti sono tutti gentiliani. Per di più, ci alieniamo tutto il fascismo di sinistra, con in testa Ugo Spirito. Loro sono divisi da noi solo per la faccenda della Russia. Allora si vota, disse Rossi, e ne venne fuori una maggioranza per far fuori Gentile. Quando la mattina del 15 aprile avvenne l'attentato, Giuseppe Martini, uno dei gappisti su cui Mecacci scrive molto e cose estremamente interessanti, che faceva le informazioni, che teneva i collegamenti, mi disse al solito appuntamento che tutto era deciso, e più tardi, nel primo pomeriggio, mi rivide e disse: è già stato fatto. Questo è la testimonianza sulle vicende di un personaggio di un certo rilievo, come di un grande rilievo come Romano Bilenchi, scrittore che conoscete tutti, che veniva da un passato di fascismo di sinistra, a un altro, uno storico ex comunista come Sergio Bertelli, che nel suo libro del 1980 sul gruppo, la formazione del gruppo dirigente del PC, è un libro con molti errori di fatto, con delle sviste, però che secondo me è stato sottovalutato complessivamente dalla storiografia successiva, anche di carattere culturale e politico. In quel libro Bertelli aveva detto erano stati degli irregolari sostanzialmente, senza una catena di comando. La catena di comando c'era invece e chiaramente, come dire, Bilenchi la mostrava. Ora, è 30 anni che si dice tutto qui? Tutto qui? Io credo che sia tutto qui. Lo dico sinceramente. Giuseppe Rossi non era un signor nessuno, era un dirigente nazionale del Partito Comunista, che quando prendeva una decisione non la prendeva perché era un operaio, aveva fatto, come dire, era stato a lungo all'estero, era stato a Mosca, scolaro e poi insegnante alla scuola di marxismo-leninismo, fu uno dei massimi dirigenti comunisti del dopoguerra. È morto precocemente nell'agosto del 1948, ma era, quando morì, non più un dirigente locale, era un dirigente nazionale, responsabile della sezione lavoro di massa del PC. Significava che era il numero 4 del Partito Comunista, dopo Togliatti segretario, Longo e Secchia vice segretari. Quindi non era era un personaggio, chiaramente aveva un'origine proletaria. C'è una bellissima, ma anche per alcuni aspetti veramente impressionante, testimonianza su di lui di Cesare Luporini, proprio, nel quaderno dei 30 anni del PC, che sembra, non so. Dunque, Giuseppe Rossi quindi poteva dare questi ordini, e il partito lo copriva, e il partito
In altre occasioni, come dire, i dirigenti che si erano, come dire, mostrati durante questo periodo non troppo indipendenti sono stati, come dire, accantonati. Lui fu premiato con una carriera che avrebbe avuto un grande avvenire nel dopoguerra. Da questo Guido Fabiani, lo conoscete tutti, fu sindaco di Firenze ed è uno dei pochi antistalinisti presenti nel Partito Comunista. Quando morì Stalin, è noto, Fabiani scese nella Federazione Fiorentina, tutti piangevano, disse: voi piangete, ma a Mosca si ride perché è morto un tiranno. Questo era Fabiani. Ora, Sanguinetti era l'erede dell'Arrigoni, quindi era un grande borghese, diciamo. E Bianchi Bandinelli, lo conoscete tutti, non era ancora comunista, era un simpatizzante, io non insiste molto Mecacci sul fatto che aveva fatto da interprete a Hitler e Mussolini, d'accordo, però era il personaggio che tutti conosciamo. Ora, questo è il punto dove viene presa la decisione. C'è una catena di comando, ci si rivolge a Cesare Massai, responsabile dei GAB, e Alvo Fontani. Su Alvo Fontani poi, se avrò tempo, dirò qualcosetta, perché è un personaggio secondo me trascurato, che invece ha un certo interesse. Fontani e Massai scelgono il gruppo GAP, l'abbiamo visto, e il gruppo A, formato da Fanciullacci, Martini, Luciano Suisola ed altri, e questi agiscono. Questi sono esecutori. È impressionante l'automatismo con cui agiscono. Gli si dà il via, loro studiano le mosse di Gentile, i suoi orari, lo seguono, hanno informazioni e lo colpiscono. Il gruppo dirigente sa, come dire, quando sarà colpito e sa quando l'operazione è fatta. Fontani, ancora, ha scritto un libretto nel 2007 sulla sua esperienza biografica, ora io non mi ricordo se Mecacci lo cita, ed è impressionante perché dice in questo libretto stampato dalla Regione Toscana che ringrazia il libro di Sergio Romano su Gentile perché lo ha illuminato sulle motivazioni dell'assassinio di Gentile. Cioè lui aveva dato l'ordine di uccidere Gentile, ma i motivi non gli erano ben chiari, ha dovuto aspettare il libro di Sergio Romano. Ora, questo è quello che si può affermare, direi, con una certa certezza. Mecacci illumina mille aspetti, perché il libro di Mecacci è un libro, almeno per chi ha i tristi interessi che ho io, estremamente, veramente di lettura di grandissimo interesse. Ma abbiamo, come dire, l'impressione di vedere il film Rashomon di Akira Kurosawa. Cioè, entriamo nella magmatica dimensione dell'oralità, e spesso della memoria a distanza, in cui le versioni che i vari personaggi danno delle vicende sono spesso, appunto, versioni assolutamente, come dire, diverse e spesso contrastanti. Faccio un esempio, quello di Teresa Mattei, di cui si parlò molto intorno al 2004-2005 e su cui Mecacci scrive un capitolo molto interessante. Fu lei che disse, che tirò fuori il discorso che Sanguinetti era presente alla riunione e che la decisione dell'assassinio di Gentile fu fatta per vendicare il fratello della Mattei che era morto in carcere a Roma. Già queste testimonianze della Mattei hanno una serie di contraddizioni impressionanti, in cui si dice che Gentile era stato suo maestro a Firenze, ma come si fa? Voglio dire che in qualche modo, come dire, rendono precari questi ricordi. Posso portare un esempio? La invitammo a Bergamo nel 2005, Teresa Mattei, perché era l'ultima donna della Costituente ancora in vita, e tenne una testimonianza estremamente vivace, basata sui ricordi della Costituente. Io e il collega Paolo Pombeni, che eravamo accanto, ci guardavamo negli occhi perché ogni riferimento a fatti e circostanze realmente accaduti è puramente casuale in quello che diceva. Ecco, a me mi dette l'impressione di una donna con un certo ego e che aveva litigato con Togliatti, litigava con Stalin, faceva... Ora, queste cose vanno considerate nel valutare una testimonianza storica. Allora, ci si meraviglia perché le indagini fatte subito dopo furono fatte
in maniera, come dire, superficiale. Signori, nell'estate del 1860 la polizia borbonica, ce la vedete a perseguitare Garibaldini e Carbonari? O aspetta chi vince? Ma questo avvenne a Firenze nella primavera del 1944. Poliziotti, giudici, sapevano bene che eravamo alla fine. E sapevano bene chi stava arrivando e chi vinceva. E volete che pregiudicassero le loro carriere future facendo gli zelanti inquisitori delle indagini sull'assassinio di Gentile? Guido Leto lo dimostra, come dire, Mecacci, ha fatto un'ampia carriera nell'Italia repubblicana. Uno dei capi della... Quindi è chiaro che le indagini erano indagini condotte all'acqua di rose. Quindi non deve, questo meravigliava già Canfora, secondo me non è un elemento di grande meraviglia. Allora, si considera molto, tutti questi poliziotti hanno fatto carriera dopo, sono rimasti al loro posto. Allora, abbiamo però, ed è rilevante, l'immediata assunzione di responsabilità da parte del Partito Comunista, a livello nazionale. E abbiamo visto come Rossi sia stato, come dire, premiato per la sua attività durante il periodo della Resistenza. Giuseppe Martini, ed è molto interessante il capitolo su Giuseppe Martini, quello che probabilmente ha ucciso materialmente Gentile, perché invece questo è andato all'estero, è andato in Cecoslovacchia parecchi anni ed era il luogo dove c'erano 800 comunisti che avevano fatto cose illegali, diciamo così, durante il periodo della guerra civile. Giuseppe Martini invece è emarginato. Io credo che anche da questo punto di vista chi conosce le vicende di molti ex partigiani nel PC postbellico non ha meraviglia di questo. Togliatti non li amava. Questi erano secchiani in generale, avevano la mania dell'azione diretta e quindi non avevano mai perso di vista la possibilità insurrezionale. Erano settari, come si diceva nel gergo di allora. E quindi, in qualche modo, se ciascuno pensa alla propria città, al proprio ambiente, il declino di questa generazione resistenziale è immediato. Però di Martini e dei suoi motivi del suo allontanamento vorrei saperne di più, sinceramente, ecco, non è una cosa. Ora semmai il problema può essere questo: Giuseppe Rossi era un operaio, aveva fatto il minatore, Bilenchi ce lo descrive con le mani da quadro di Guttuso, non aveva una grande conoscenza del mondo degli intellettuali. Quindi, come dire, tanto che lì per lì suggerisce Soffici, ma questo si può capire, era un fiorentino, come dire, conosceva l'ambiente probabilmente della sua città. Come Rossi, estraneo al mondo degli intellettuali, verso i quali aveva anche una certa diffidenza per alcuni aspetti, si è arrivato a esprimere il nome di Gentile, questo resta un problema, ma è un problema, secondo me, poco risolvibile. Si possono fare mille ipotesi, che siano stati altri intellettuali comunisti, non direttamente coinvolti nella riunione famosa, a suggerirgli il nome. Può essere stato il centro milanese di cui parlava anche Mauro. Può essere stato l'articolo di Marchesi comparso sulla nostra lotta, può essere stata Radio Londra e i martellanti attacco che Radio Londra faceva, come dire, possono essere anche, questa è una novità interessante che Mecacci introduce, anche intellettuali di area azionista, perché lì ha ragione Mauro, anche in loro c'era una forte volontà di rompere col passato. Mecacci parla di Radio Cora, eccetera, eccetera. Mecacci percorre tutte queste piste con capitoli estremamente interessanti ed estremamente informati. Le percorre insieme al lettore, cioè ci conduce per mano in ciascuna di queste piste. Suggerisce possibili sbocchi, però senza giungere
direi, a qualcosa di risolutivo e di indiscutibile. Ci resta tutto a livelli di ipotesi. Probabilmente siamo, fra virgolette, condannati a restare a questi livelli, perché, lo ripeto, il terreno è quello magmatico dell'auralità e della memoria. Mi lascia perplesso, e non dico più nulla, il parallelo con le Brigate Rosse e col delitto Moro. Io non credo a un grande vecchio anche per il delitto Moro. Non ci si rassegna a capire una cosa, che in certi momenti uccidere è relativamente facile e che non sono necessarie complesse e raffinate motivazioni per ammazzare la gente. Si ammazza. Credo che questo sia stato anche il... Perdonatemi la situazione che dell'aprile del 1944. Io sulla questione della conciliazione è stato già detto e volevo dire qualcosa, però vorrei aggiungere delle varie schede biografiche che Mecacci in questo libro, traccia. Parliamoci chiaro, una delle più eclatanti è quella che riguarda Eugenio Garin. Anche sulla stampa di questo si è detto, eccetera, eccetera. Ora, se ho ancora 5 minuti, vorrei dire qualcosa su questa, magari anche su un'altra, però insomma, non voglio rubare troppo tempo, di Eugenio Garin. Ora, i saggi di Claudio Cesa, che qui ricordo veramente col pianto in gola, e soprattutto di Michele Ciliberto, una meditazione sulla condizione umana, hanno dimostrato che la parabola esistenziale di questo grande studioso conosce 2 profonde cesure. Ciliberto parla, secondo me, giustamente di conversioni, perché esistono anche le conversioni intellettuali, oltre che quelle religiose, che si riflettono poi, queste conversioni, sulle coordinate di fondo del suo percorso intellettuale. Una intorno circa al 1950, che li fa abbandonare il personalismo cristiano, che era stato lo sfondo dell'attività di ricerca di Garin negli anni 30 e 40, per uno storicismo laico e socialmente impegnato. Anche qui facciamo delle riflessioni più generali, perché se no si seguono sempre delle biografie, ma perdiamo lo sfondo. Questo passaggio è un passaggio che andrebbe approfondito, che non è soltanto di Garin. Io vi faccio l'esempio di Mario Dalprà. Mario Dalprà, negli anni 30, è collaboratore della stampa della Fuci, è presentissimo nelle pubblicazioni della Fuci e fino al 1944 scrive di personalismo cristiano. Nel 1946 è già a Hume e allo scetticismo scozzese. Qui è successo qualcosa in questa generazione. Mario Miri, il nostro maestro, ci ha parlato delle sue origini nell'ambiente cattolico di Padova. E nell'ultimo volume, che riguarda alcuni percorsi di normalisti come Giorgetti e altri, tutto il loro humus di provenienza è cattolico, lucchese fra l'altro. Allora, qui siamo davanti a una situazione in cui qualcosa cambia in quegli anni, per Dalprà probabilmente è la partecipazione alla guerra di liberazione, che fa sì che quella cultura, che pure era stata una cultura molto importante negli anni 30, e quando l'Ecclesia era pressa, non tiene. E questo è un problema storico che, a quanto mi risulta, non è mai stato affrontato. Io l'ho posto qualche anno fa a proposito di Giovanni Miccoli, ma per un periodo leggermente successivo. Ma torniamo a Garin. Mecacci ripercorre questo percorso di Garin dal punto di vista delle scelte politiche, quindi dà per assodato questo sfondo che ci ha dato Ciliberto e sulle scelte politiche. E, diciamolo pure, insiste molto sulla mancanza di linearità di queste scelte politiche di Garin. Quasi che l'intellettuale Garin attentoni, cerchi una sua collocazione nella società politica post-fascista.
Io non conosco a fondo la produzione prebellica di Garin, ma ho letto e riletto il suo importante saggio del 38 su Edmund Burke, non confluito, come delle volte si dice, nel volume del 41 sugli illuministi inglesi, soltanto parzialmente. Ora, Garin in questo saggio su Burke è certamente, dà di Burke una lettura liberale, e direi che la lettura di questo saggio mi conforterebbe a dire che è una testimonianza di antifascismo allusivo, come dice Mecacci usando una espressione di Paolo Monelli. Ciliberto ci dice che accenti analoghi si possono trovare in molti suoi scritti di questi anni di carattere rinascimentale. Quindi io non credo che Garin sia mai stato ideologicamente vicino al fascismo, ma ha dovuto vivere sotto il fascismo. E da questo punto di vista, Mecacci mi pare che non lo creda, ma io credo assolutamente pertinenti le osservazioni che fa a Renzo Cassigoli nel 2000, quando dice si doveva vivere sotto il fascismo, eccetera, eccetera, eccetera. Era inevitabile in qualche modo trovare, come dire, sopravvivere in quella situazione. Approfondirei anche la data di iscrizione di Garin al Partito Nazionale, perché nel 31 le iscrizioni erano chiuse, le iscrizioni si riaprirono nel 32 per il decennale della marcia su Roma, quindi o uno era iscritto prima, fino al 26, o dopo, almeno che non abbia avuto per qualche motivo una, come dire, un'anticipazione di data, come delle volte succedeva. Allora, Mecacci poi, ci racconta di Garin, che ha quindi questo passato non fascista, nel duro inverno 43-44 e mostra tutta una serie di, come dire, di ambiguità o comunque di situazioni ambigue in cui si trovò. Paradossalmente, a differenza di altri, Bianchi Bandinelli, Branca, Luporini, Fortunato Pintor, che erano stati vicini a Gentile ma che sanno resistere alle sue avance di quel periodo, Garin in qualche modo no. Quindi collabora alla nuova antologia diretta da Gentile, eccetera, eccetera. Paradossalmente, quindi, Garin, che si era compromesso meno negli anni 30 rispetto alla stragrande maggioranza degli intellettuali italiani che invece in qualche modo avevano fatto la loro traversata attraverso il fascismo, rimase invischiato in situazioni ambigue, lo ripeto, nel periodo della guerra civile, quando la stragrande maggioranza dei vecchi, si faceva da parte per convinzione o per calcolo. È con questo percorso che Garin si affaccia alla società italiana del dopoguerra. Mecacci ricostruisce le sue varie collaborazioni. Fu vicino alla sinistra liberale, fu vicino al Partito Repubblicano, collaborò a riviste cattoliche, eccetera, eccetera. Anche qui, scusate, ma c'è un problema storico di cui non si può tacere, ed è la corsa ai partiti che gli italiani fecero nel 44, 45, 46. Il Partito Socialista, l'unico grande partito di massa nel periodo prima del fascismo, ebbe al massimo 40, 50, 60 mila iscritti. Il PC nel 45 ha 2 milioni di iscritti. E le stesse dimensioni di massa hanno tutti i partiti come iscritti nel dopoguerra. Ma perché? Perché si cercava protezione politica. Questo era il motivo. Gli italiani hanno incontrato il partito di massa per la prima volta nel Partito Nazionale Fascista, da cui si aveva lavoro, protezione, tutela, patronage, vacanze, eccetera, eccetera. Nella società del dopoguerra si ritiene che un analogo rapporto con un partito sia necessario per sopravvivere nella nuova società. Ora, quindi, questo non, come dire, che anche un intellettuale come Garin si guardi intorno da questo punto di vista, non deve, come dire, fare particolarmente sensazione. Ora, c'è un ricordo, qui siccome Mecacci usa spesso questi ricordi, perdonatemi se lo uso anch'io, perché è una circostanza, secondo me, importante che Mecacci non ricorda. Roberto Vivarelli mi ha varie volte ripetuto un episodio che io direi significativo, che lui aveva appreso, credo, da Carlo Francovic.
Nella Firenze dell'immediato dopoguerra, Garin chiese anche la tessera del Partito d'Azione, che gli fu rifiutata proprio per il suo comportamento nei mesi dell'occupazione tedesca. Per lui, chiaramente, e la motivazione e il rifiuto della tessera era un grave scacco. E non potrebbe essere questa la mascalzonata di Mario Manlio Rossi. Mario Manlio Rossi nel 1945 scriveva a Cantimori, ricordando la commemorazione gentiliana di Garin, mentre i tuoi colleghi d'università venivano messi in galera per rappresaglia contro l'uccisione di Gentile. Chissà quante volte avrà scritto queste cose, per esempio al suo amico Gian Napoleone Giordano Orsini, che, come ci dice Mario Pecacci, era uno dei leader del Partito d'Azione a Firenze. Ed era, come dire, tra l'altro, era fra i componenti del comitato culturale del partito. Quindi io metterei fra le varie ipotesi della mascalzonata anche questa. Mario Manlio Rossi, come dire, informa il Partito d'Azione e dice: Garin si comportava in un certo modo, non ce lo dovete prendere, non lo dovete prendere. Ma c'è un altro episodio che, dell'itinerario politico di Garin, che Mecacci non ricorda e che mi sembra anche questo significativo. Nei primi mesi del 48, avvicinandosi le elezioni del 18 aprile, la cultura italiana si divise in due, in due schieramenti, ciascuno dei quali, come dire, compose un manifesto. Quello dell'Alleanza per la difesa della cultura, 19 marzo 48, fu il manifesto degli intellettuali frontisti, firmato da un numero impressionante di intellettuali. Adesso rispose il manifesto del convegno Europa, Cultura e Libertà, pubblicato ai primi di marzo. Primi firmatari Benedetto Croce e Gaetano De Santis. Secondo Mario Daddio, il testo era stato preparato da Giuseppe Capograssi, il noto filosofo. Lo si può leggere, questo manifesto, con i nomi dei firmatari, tutt'altro che pochi e tutt'altro che insignificanti, il che dimostra che la partita a livello culturale era ancora aperta, nel fascicolo del maggio del 48 dei Quaderni di Roma, che è la rivista, come dire, bimestrale di De Santis. Quindi questi sono gli intellettuali, diciamo così, di aria variamente cattolica e di aria variamente liberale. Ebbene, fra questi c'è anche Eugenio Garin. Quindi Eugenio, come dire, il manifesto l'ho qui con le firme. Quindi Garin, che ad Aiello ha sempre detto di avere votato per il PC dal 46, e lo disse anche al povero sottoscritto in una lettera che conservo di molti anni fa, pubblicamente nelle elezioni del 48 firmò il manifesto degli intellettuali dei Gasperiani. Si capisce meglio allora il cenno che Mario Manlio Rossi fa a Michele Federico Sciacca il 13 maggio del 49, quando dice che Garin era riuscito a batterlo nel concorso di Cagliari, virgolette, saltando dal fascismo alla sacrestia. Altrimenti no, questo cenno non si capirebbe. Allora ora si capisce meglio, è una citazione che Mecacci fa varie volte nel suo volume. Ora, e finisco, 5 anni dopo, il 4 aprile del 54, il nuovo Corriere di Romano Bilenchi, vedete il fiancheggiatore del PC, pubblicava un articolo di Garin, La ragione umana è un linguaggio per il dialogo. Garin aveva vinto il concorso, era stato a Cagliari, poi era finalmente arrivato a Firenze, era un uomo accademicamente sistemato. E questo articolo è il classico articolo, secondo la prassi del Comintern, che si richiedeva all'intellettuale che veniva dall'altra parte quando faceva il salto. Questo intellettuale in genere doveva parlare del suo itinerario, di come era borghese, era stato forse anche anticomunista, però aveva capito finalmente le ragioni del progresso e quindi era passato finalmente a deriva, come dire, all'altra parte. E su questo Mecacci lo dice. Ora, nei 5 anni precedenti abbiamo, lo ripeto, la sistemazione accademica, questo è un fatto biografico, la conversione
culturale e filosofica ed ora anche il suo riposizionamento politico. L'anno successivo, nel 1955, con la celebre recensione di Togliatti alle sue cronache di filosofia, si operava quello che potremmo chiamare in modo un po' volgare giornalistico il suo sdoganamento anche da parte del vertice del partito. È interessante notare, e finisco, che Garin fu un fiancheggiatore del PC degli anni della distensione e del dialogo, non di quelli della guerra fredda. Paradossalmente, dopo il 1956, mentre coloro che erano entrati nel PC, gli intellettuali, che nel 1945-1946, molti di coloro che avevano vissuto il periodo dello sdanovismo, uscivano dal partito comunista, lui si avvicinava. Ed è per questo che, come dire, la sua figura assunse una rilevanza strategica negli anni successivi all'interno della politica culturale del Partito Comunista. Lo si vede nel 1958, quando viene scelto come relatore al primo congresso di studi gramsciani. Ma c'è una parte della cultura comunista che non l'ha mai accettato, di questo posso essere ancora di nuovo testimonianza io, cioè un uomo come Cantimori, per esempio, al di là di tutto, sapeva che Garin era un uomo che veniva da un'altra situazione. Era un idealista, secondo lui, era rimasto tale. Un maestro come Mario Mirri, a tutt'oggi, nella sua valorosa vecchiaia, la pensa ugualmente. Ora, tutto questo percorso, come dire, io non lo percorro per moralismo. Io penso che il moralismo sia il peggiore difetto dello storico. Ma per un esame di coscienza personale, perché le conversioni intellettuali le ho conosciute anch'io e quindi ritengo che se ne possa parlare, e collettivo. Viviamo la storia, ma spesso siamo anche vissuti dalla storia. Per un uomo come Garin credo che sia stata decisiva a un certo punto la percezione che al di là di tutto al mondo culturale e politico rappresentato dai comunisti spettasse il futuro. Questa fu una percezione che in quegli anni fu la partita che fu vinta dal Partito Comunista, dare questa sensazione. L'ebbero tante persone, tanti intellettuali, tanti studiosi, tanti anche politici. Che la storia andasse faticosamente, ma inevitabilmente in quella direzione. Per uomini come lui, e qui penso al giudizio che dette nel 1954 di Mario Manlio Rossi in un concorso, non si poteva restare estranei al proprio tempo. Divenire, come era Rossi, degli avanguardisti attardati. A me è piaciuta questa espressione di avanguardista attardato, e che sia invece proprio questo il ruolo dell'uomo di cultura, di essere un avanguardista attardato. Grazie. Bene, grazie Roberto, ci hai aperto anche altre finestre oltre a Gentile, che peraltro riguardano anche questa, la storia della scuola, e quindi darei ora la parola a Maurizio Torrini. Grazie. Molte cose ovviamente sono state dette, cercherò di non ripeterle. Io sono anche imbarazzato non tanto dalla presenza dell'autore a cui siamo abituati in genere in queste presentazioni, quanto dal fatto che io ho scritto una lunga recensione nel libro di Mecacci, che può darsi sia anche uscita in questi giorni, ma sul Giornale Critico della Filosofia Italiana, e quindi non vorrei ripetere le cose che ho scritto lì e che chi avrà curiosità può ovviamente trovare, se ne avrà voglia, nel prossimo numero, che può essere anche uscito, il numero 2 del Giornale Critico. E vorrei invece, il libro di Mecacci a me non è piaciuto per nulla, ecco, cominciamo subito con mettere le cose in chiaro. Riconosco all'autore una grandissima e anche invidiata da parte mia volontà di cercare le cose, di trovarle, di metterle insieme, una cosa quasi che mi ha fatto ripensare ai miei anni della tesi di laurea, quando da giovani si cercava dappertutto le cose, e questo gli va riconosciuto. Per il resto io non le riconosco quasi nulla, nel senso che il libro mi è parso
diciamo così, oscillare tra ingenuità, diciamo così, scusa Luciano, irritanti, di cui vi darò qualche esempio, e tra malizie altrettanto irritanti. Ecco, allora cominciamo con le ingenuità che farebbero voglia delle volte a chi fosse capitato di leggere, di aprire il libro, per esempio a pagina 208, come è capitato anche a me a un certo punto, di dire, beh no, basta, io non ne fo nulla, ma chi me lo fa fare di seguitare? Allora, ecco qua. Fra i grandi italiani, Gentile aveva un'ammirazione altissima per Giordano Bruno, un filosofo che non aveva avuto sepolture privilegiate, ma aveva pagato con il rogo per la sua libertà di pensiero. Nella celebre conferenza che gli dedicò nel 1907 si percepisce una personale identificazione di Gentile con il filosofo Nolano, ed in effetti, seppur in tempi diversi e per diverse ragioni, entrambi lottarono per le proprie idee a viso aperto, senza infingimenti, e finirono per scontarle, le idee, con la morte. Ora, sinceramente, cosa ha a che fare Bruno, perseguitato da tutti, che gira ramingo per l'Europa cercando un approdo e che finisce sul rogo dopo 10 anni di carcere, con Giovanni Gentile, che è stato ministro della pubblica istruzione, che ha fatto la riforma della scuola, che bene o male ancora in qualche modo ci rappresenta, autore dell'Enciclopedia Italiana, cioè del fatto culturale più istituzionale che abbiamo avuto nel Novecento, e che è morto in macchina con l'autista, presidente dell'Accademia d'Italia. Perché? Che senso ha dare una battuta, fare una battuta? Che prova era insieme? Diceva Gentile, nel 7 si identificava, ma si sarà identificato col pensiero, ma non certo con la vita. D'altronde Gentile, e Mecacci questo poi lo dice, non viene ucciso per le sue idee, viene ucciso per la sua posizione politica. Le idee di Gentile, se a qualcuno importava, voglio dire, non gli avrebbero certo causato la morte. Questa è una. Ma di questo, di queste, diciamo, uscite, il collega Petti ci ha parlato della staffetta Titti, Teresa Mattei. Ora io non voglio ripetere quello che, perché le cose che racconta la Mattei appunto andrebbero prese, come giustamente diceva Petti, però è giusto che Mecacci le riporti, perché in questo libro estremamente documentato la staffetta Chicchi, cioè Teresa Mattei, era quella che secondo lei avrebbe indicato ai gappisti incaricati di uccidere Gentile stesso. Ora, a parte il fatto che Gentile era continuamente sui giornali, cioè non è che non solo, ma per la sua figura fisica, la barba bianca, quest'uomo enorme, non è che bisognava proprio andare di... Ma poi l'idea che due gappisti vanno con la Mattei, che era già segnalata perché era stata espulsa dalle scuole del regno, di fronte all'Accademia d'Italia, Lungarno Seristori a Firenze, nella primavera del 44, e si piazzano lì a aspettare che esca Gentile, questi l'avrebbero presi subito, ma lasciamo per... Vabbè, questa lo dice la Mattei e giustamente Mecacci riporta. Quello che non torna poi, perché Mecacci, sempre secondo il racconto della Mattei, poi successivamente a giugno avrebbe partecipato a un attentato e si sarebbe poi rifugiata in Piazza San Marco nella biblioteca, chiedendo l'alibi, con i tedeschi che la inseguivano, non si capisce come, ma comunque chiedendo un alibi a Garen, il quale gli avrebbe fornito quest'alibi, dicendo no, questa è qui da stamani, facendo la famosa finta o meno messa in scena della tesi, ma insomma, questa è tutta la Mattei, dice. Quello che invece dice Mecacci è altro. Abbiate pazienza. Vediamo se trovo il punto. Eccolo qua. A questo punto, uno dice, io vi riporto questa testimonianza, arrangiatevi, fatene l'uso che volete. No, Mecacci è fragile. Dice, a questo punto è lecito domandarsi se in quei mesi o negli anni successivi Garen sia venuto a conoscenza dell'apporto dato dalla sua allieva, a parte non era sua allieva, ma insomma lasciamo perdere, all'eliminazione fisica di quello che per lui era stato un maestro. Se il ruolo della Mattei,
svelato pubblicamente solo il 6 agosto 2004, cioè dire, facciamo i 60 anni, dico bene, dopo questi avvenimenti. Era noto al grande storico della filosofia e a maggior ragione, se ne era consapevole, guardate quanti sei, se ne era consapevole già in quei mesi del 44, non deve essere stato facile per Garin dissociare i ricordi personali dalle sue riflessioni ricorrenti per tutta la seconda metà del secolo scorso sul significato filosofico, politico e storico dell'opera di Gentile. Cioè direbbe Cacci, invece di dire questa dice questo, ma sarà vero, fate voi. No, si interroga sulle conseguenze psicologiche che avrebbe avuto Garin se fosse stato a conoscenza, se fosse stato vero soprattutto quello che dice Lamartine, perché questo è il problema. Cosa fa la psicologia? Visto che tu hai insegnato psicologia, si fa la psicologia su ciò che non è avvenuto? Insomma, non si sa se questo è avvenuto. E questo è il modello. Ora, Megacci dice più volte, lo ha detto anche, mi sembra, in un'intervista, che lui non vuol fare, non ha voluto fare opera di storia. Vabbè, non c'è nulla di male in questo. Però insomma comunque la storia esiste, cioè anche se possa prescindere dalle cose. Allora siamo alle pagine finali, dunque, in cui Megacci cerca di trarre le conclusioni che poi non si può, secondo me, io sono dell'opinione di Petti, le conclusioni si possono trarre, perché che conclusione si può trarre da uno che viene ucciso durante una guerra? Non lo so io, insomma, ecco, si chiamasse Gentile o Tizio Caio Sempronio, uguale, è una guerra, quello è morto, l'hanno ammazzato. Ma comunque, le conclusioni poi non ci sono, appunto, perché non possono esserci. Comunque, parlando, dice, alla fine del marzo del 44, siamo proprio alla terz'ultima pagina, quando sembra sia stata presa la decisione di eliminare Gentile, il corso della guerra non appariva certo e i possibili esiti futuri erano ancora imprevedibili. Ma come? Ma questo lo potevano dire alla radio Salò, insomma, dico, o l'avranno detto, l'hanno scritto forse sul Corriere della Sera in mano ai fascisti o sulla Nazione di Firenze, ma nel marzo del 44 le sorti della guerra erano imprevedibili. Ma certo, quanto sarebbe durata, questo non si sapeva. Ma le sorti erano segnate, insomma, Dio, la stessa Costituzione della Repubblica di Salò, che cos'è se non una specie di trincea messa a protezione del Brennero e dell'invasione della Germania, soltanto per lo scopo, non altri scopi, la stessa dislocazione, cioè, Dio, scusate, Repubblica di Salò si chiama, cioè metto la capitale a Salò, in un paese, cioè in tre case sul lago, cioè voglio dire, è chiaro che è una cosa finta, diciamo, che serve solo a cercare di ritardare l'avanzata degli alleati, ma nel 44 la sorte della guerra era nota a tutti, cioè voglio dire, si trattava certo i tempi, i modi, e che poi, che è la tesi forte, diciamo così, di Megacci, cioè dire che Gentile avrebbe potuto, diciamo così, essere ucciso perché avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento, non si sa di che cosa. Sì, è vero che Megacci cita una battuta di De Felice e un paio di articoli, mi sembra, di Carlo Silvestri, no? Sul Corriere della Sera. Carlo Silvestri era Megacci, non so se per prudenza o per l'uscita come socialista, ma era un socialista come Mussolini, cioè era passato dall'altra parte, cioè non era socialista, questo era un collaboratore della Repubblica Sociale Italiana. Insomma, che Gentile avrebbe potuto, come dire, costituire un punto di riferimento per chi? Perché, insomma, non si capisce, dico, perché, come avrebbe potuto quest'uomo poveretto che si era lui stesso ritirato fuori dal, diciamo così, da un periodo, anche per motivi di età, ovviamente, diciamo di oscuramento, sia dal punto di vista politico, filosofico, culturale, eccetera, e che, tra virgolette, rinasce un pochino con questa adesione alla Repubblica di Salò e con la presidenza dell'Accademia Italia, che era anche questa una finzione, perché,
Ecco, quale ruolo avrebbe potuto svolgere? Quindi i comunisti in alleanza con i servizi segreti inglesi avrebbero complotato per ucciderlo così in modo che non potesse svolgere questo ruolo? Ma non so quale ruolo, c'era già Badoglio che svolgeva questo ruolo, aveva bisogno di una... Era possibile trovare un accordo nella primavera del 40? Ma forse nessuno, ma Mecacci le dice, perché è curioso Mecacci, queste cose non solo le sa, ma le dice anche, la banda carità, le uccisioni, le fucilazioni, il segretario dello stesso Gentile, Brunetto Fanelli, ucciso così per sport, diciamo, perché così per sport dalle SS in un rastrellamento nei dintorni di Firenze. Com'era possibile pensare a questo punto che ci potesse essere un accordo, che so, tra chi? Tra l'Italia di Badoglio, siamo alla vigilia della svolta di Salerno, il governo dove è entrato Gliatti, dove entra Benedetto Croce, cosa fanno? Si alleano con chi? Con ma sembra la cosa che diceva Mussolini quando il 24 aprile pretendeva di trattare con i partigiani la sua resa. Diceva no, io la resa senza condizioni lo accetto. Il 24 aprile, a poche ore dall'occupazione, circondato dell'arcivescovado a Milano. Quindi non ha senso questa ipotesi. Il fatto però, certo, che sta in piedi perché Mecacci ha detto, ma dice nel marzo del 44 le sorti della guerra non erano state, non erano decise, insomma, come potevano, diciamo la Germania poteva fare la pace separata con i russi o con gli alleati, cioè la sorte della guerra erano quelli, ormai era andata, un anno, sei mesi, sette mesi, quindi tutta questa costruzione, diciamo così, non sta in piedi, cioè storicamente, cioè, non ha senso, voglio dire, perché Gentile non poteva svolgere nessun ruolo nella Italia del 44. A questa ipotesi, che è l'ipotesi con cui Mecacci conclude, fra l'altro essa presenta anche delle forzature proprio di carattere filologico, perché Mecacci considera la stessa cosa, il discorso del giugno, quello in Campidoglio, del 43, con i discorsi successivi fatti da Gentile, ormai instaurata la Repubblica di Salò. Ecco, se Mecacci li va a rileggere, io l'ho fatto, non sono per nulla la stessa cosa. Perché il discorso di Campidoglio, si voglia o no, io la penso diversamente, ma questa è la mia lettura, a me non mi pare affatto di pacificazione, ma comunque sia. Quel discorso va letto, e difatti ci sarà il 25 luglio, è in quella direzione, cioè Gentile in quel momento, se fosse stato in Gran Consiglio, avrebbe approvato l'ordine del giorno Bottai-Ciano, insomma quello che portò alla defenestrazione di Mussolini. Quel discorso va in quella direzione, rimettiamoci al re, eccetera, eccetera. Quel discorso è quello. E i discorsi che Gentile fa poi successivamente a Firenze sono un po' diversi, insomma, sono molto diversi, perché là c'è un richiamo a Caporetto, l'Italia e difatti Gentile cita il suo discorso scritto dopo Caporetto, quindi è l'Italia, la solita Italia, diciamo, di Vittorio Veneto che viene invocata per salvare il paese. Nei discorsi che fa a Firenze una volta diventato Presidente dell'Accademia d'Italia e avendo aderito alla Repubblica di Salò, non sono più così, c'è l'esaltazione di Mussolini, c'è l'esaltazione di Hitler, condottiero della Grande Germania, e non c'è nessun cenno a nessun tipo di pacificazione, non c'è nessuna pacificazione in vista, c'è semplicemente mettersi nelle mani di Mussolini e di Hitler, che quindi mi pare sono due cose completamente diverse, si legge, se tu le vai a leggere tu noti anche una differenza di stile, sono due momenti completamente, non si possono unificare. Ora, questa è la posizione di Gentile. Gentile avrebbe potuto essere ucciso per questo ruolo che avrebbe giocato, in quale Italia non si sa, quale futuro, si capisce. E l'avrebbero portato a questo,
quella che lui chiama la corona fiorentina. No, sono in tempo, vero? Sì. E la corona fiorentina, anche questa cosa nessuno l'ha detto stasera. C'è sta cosa di questa corona, che la ghirlanda fiorentina. Allora, sta ghirlanda, me cacci, la battuta viene dal libro di Parvis, no? Questo italianista scozzese, che nel 1938, fa un viaggio in Italia, e in un album, io mi ha fatto venire in mente, quando, io sono vecchissimo, ma quando facevo le scuole medie, la prima volta che abbiamo conosciuto le ragazze come compagne, perché io vengo dalle elementari separate, le nostre compagne di scuola, di classe, avevano degli album tutti belli, fioriti, e ci facevano scrivere sopra il disegno. Io fui l'unico rinviato a ottobre in disegno, quindi io disegni non potevo farli, ma poesie, testimonianze, o uno se le faceva, insomma, queste cose. Questa è questa, la ghirlanda di Parvis è questa. E di fatti ci sono tutti i nomi, esatto. Tutti, ci sono fascisti, quelli che saranno poi antifascisti, ma che allora magari erano fascisti, c'è persino Benedetto Croce, sì. Benedetto Croce è passato a Firenze nel 38, questo Parvis l'ha incrociato da qualche parte e gli ha fatto fare la firma. Questa è la ghirlanda di Parvis. Da qui a dire che quei nomi avrebbero potuto domani la guerra, Becacci, scusa Becacci, è bravo nell'individuo, nel 38 si sapeva che sarebbe scoppiata la guerra, nel marzo del 44 non si sapeva come sarebbe andata a finire, dopo tre mesi gli alleati, si parlava già dello sbarco in Normandia, era già una cosa notoria. Allora, da questa ghirlanda Becacci è partito per creare un'altra ghirlanda, che sarebbe stato il gruppo di intellettuali, eccetera. Fra l'altro, parentesi, a Becacci, dice, non ha fatto un libro di storia, però gli piacerebbe la storia fatta in rosso e nero in questo caso. Infatti, se uno legge con attenzione il suo libro, che è fatto benissimo, non ci sono neanche uno, ci sono solo due errori che ho citato nella mia, due piccoli errori fattuali che ho citato nella mia recensione. Gli piace una storia in rosso e nero. Lui ha simpatia, Becacci, per Gentile e Fanciullacci. Fra il gappista Fanciullacci e Gentile, perché sono entrambi, diciamo, tra virgolette, figli del popolo, che hanno avuto un'idea e l'hanno proseguita fino alla fine. Di Gentile si dice, sempre rimasto nella sua semplicità di vita, o con un piatto di minestra, questa è una citazione da Becacci, ma che rievoca un vecchio articolo di Aurelio Vergani, con un piatto di minestra sempre pronto alla tavola per tutti, e lo stesso il Fanciullacci, qua era in carcere già nel 38, prima poveretto di essere ammazzato, anzi suicidatosi per sfuggire alle mani dei fascisti e dei nazifascisti. Ecco, anzi Becacci a un certo punto presuppone anche, sulla base di una lettera alla famiglia, che Fanciullacci possa aver letto la filosofia di Marx di Gentile. Cioè, questi sono gli esempi, diciamo così. Quelli che invece gli stanno antipatici, e sono i cattivi della situazione, sono gli intellettuali, Berens, che non c'entra nulla, Markevich, cioè questi intellettuali raffinati che sentono la musica, che collezionano libri antichi, che hanno i quadri in casa, eccetera, eccetera, con i quali ci... spiega Becacci, noi non abbiamo nulla a che fare. Ma appunto, com'è che questa ghirlanda, presunta ghirlanda fiorentina, a un certo punto si sarebbe incrociata con la decisione di uccidere? Dunque, dice Becacci, se ci, qui siamo all'inizio, 39, pagina 39, dunque se ci allontaniamo dagli esecutori, i gappisti capoggiati da Fanciullacci, e ci spostiamo verso il comitato del PC che decise l'esecuzione, cioè quello di cui ci ha parlato Pertici. Se ci spostiamo sempre, dagli intellettuali di quest'ultimo gruppo ristretto, a cominciare dallo stesso Bilenchi, il quadro si allarga, sfumando nell'ambito piuttosto ampio di un'intelligenza fiorentina composta di scrittori, pittori, artisti e professori universitari,
non direttamente schierati tra le file dell'antifascismo comunista. Cioè, cosa vuol dire questo discorso? Cioè, non si può, si allarga. A chi e come? E perché mai questi che non hanno nulla a che fare con l'omicidio, l'assassinio, la esecuzione, chiamatela come volete, di Gentile, si dovrebbero sentire in qualche modo responsabili del fatto che un gruppo di gappisti comunisti abbia ucciso Gentile nel quadro di una guerra, chiamatela civile, io la chiamo ancora guerra di liberazione, insomma, comunque la si chiami, guerra era. Perché mai? Che c'entra? Perché non erano... Che dovevano fare? Mettersi tra Gentili? Cioè, non lo so, intendi alludere Megacci al fatto che Gentile era isolato? Ma questo appunto era isolato, ma necessariamente isolato, ma nessuna responsabilità né morale né di carattere d'altro genere possono avere altri che pur non facendo parte dell'area vicina al PC, come il caso che ricordava prima, in qualche modo non ne approvavano la politica, le prese di posizione politiche più che le idee. Quindi perché dovrebbe esserci questo allargamento di responsabilità? Mica uno doveva per forza, diciamo così, se non era d'accordo con le idee politiche di Gentile, schierarsi per ucciderlo. Semplicemente non ha partecipato. E perché ci deve essere questo allargamento all'intelligenza che avrebbe? E questo spiega anche tutte le varie che diciamo in qualche modo spesso delle volte sembrano siparietti dedicati a personaggi che nulla hanno a che fare con ciò che succede, insomma, nel libro. E questo contribuisce delle volte contribuisce anche a perdere un po', diciamo, il discorso, insomma, perché per esempio Banfi, altri, Calogero, non si sa cosa c'entrino. Io non dico nulla, ha detto, che è la parte più velenosa, diciamo, maliziosa, chiamiamola così, del libro di Megacci, l'ho scritto a lungo, quindi è inutile, non voglio insistere, no? Con questo non voglio spingervi, tanto non si trova in edicola, quindi non si a comprare il giornale di Televisione Italiana, dico, ma questa parte su Garen, che è la parte più consistente, la lascio a parte, ecco, dico, ma non c'entra nulla poi, insomma, diciamo così, ecco. Perché a meno che non si voglia, non mi calci, non voglia dire, ma mi sembrerebbe un po' azzannato, che Garen, diciamo così, aveva già capito tutto, e quindi aveva già capito e quindi fingeva di avere questo rapporto con Gentile, di pubblicare sul giornale critico, di pubblicare un articolo sulla rivista, sulla nuova antologia, la rivista dell'Accademia Italia, e quindi fingeva e nel frattempo si preparava a passare. Anche qui è curioso, perché dice Megacci, scusate, finisco, dice Megacci, dice, se i sentimenti antifascisti di Garen fossero noti, Gentile e la... Grazie. E la Yolanda De Blasi non l'avrebbero mai invitata a parlare nelle conferenze del Liceum, quella famigerata su San Carlo Borromeo che avvenne il giorno successivo al funerale. Ma come? Fino ad ora, per mezzo libro, Megacci ci racconta che Gentile era apertissimo, anzi, che una delle ipotesi è che fosse stato ucciso per le sue aperture, e poi ci fa l'elogio dell'Enciclopedia Italiana, del fatto che c'erano tutti gli antifascisti, anzi è diventato un centro da cui poi si è radiato la cultura dell'Italia repubblicana, e che Gentile appunto era notorio per il suo, diciamo così, non stare a guardare, e anche nel discorso che cita Megacci, che lo convince tanto del Campidoglio, Gentile esordisce dicendo ci sono i fascisti della tessera e i fascisti dello spirito. Quindi prima ci dice che Gentile era così aperto a tutti, poi no, dice lui, stava attento a chi invitava, che fosse, doveva essere ortodosso, doveva essere un fascista ortodosso, altrimenti non l'aveva mai. Fra l'altro, in una delle cose simili, quella su Firenze,
in cui di nuovo la De Blasi parla Garen, e c'è per esempio Sebastiano Timpanario Senior, che anche lui non mi risulta fosse fascista, anzi era così poco fascista che quando Gentile lo nominò direttore qui della Domus Galeniana a Pisa, gli fece prendere la tessera in quel momento. Quindi Gentile evidentemente sul fatto che uno fosse fascista, poi diciamo nel 44, fosse fascista o non fascista, credo avesse le idee piuttosto larghe, come sappiamo. Quindi non è una prova il fatto del fascismo di Garen, il fatto che Gentile e la De Blasi lo invitassero a parlare a una conferenza. Quindi ecco, c'è questa specie che non ho capito, insomma, qualcosa ho capito, devo dire, una specie di maliziosità continua all'iscrizione. Ma l'iscrizione, dico, tutti si sono, ci vorrebbero essere iscritti per essere iscritti a un sindacato. Se uno è artigiano bisognava si fosse iscritto, se no non poteva iscriversi al sindacato. Per prendere la patente bisognava avere la tessera, cioè voglio dire, uno si iscrive, ci saranno migliaia di motivi per cui si è iscritto in quel regime lì al partito. Che bella notizia è, a un certo punto mi caccio, scusami, poi mi taccio. Scusa, tu a un certo punto dici, esiste un problema, una questione, ora non lo ritrovo, ma sono citazioni, lo so quasi a memoria questo libro, esiste la questione del rapporto di Garen col Partito Nazionale Fascista. Ora, sinceramente, dico, tutto si può dire, ma che questa questione esista, sinceramente, me cacci, te lo sei, è una domanda. Fra l'altro, dove sarebbero poi questi? Con una, ti ho detto, e finisco con un elogio, con una, c'ha una capacità di trovare cose incredibili, persone, viaggi, no? Questo è ammirevolissimo. Io l'avrei dedicato a una causa diversa, voglio dire, hai persino riesumato il discorso che Garen fece alle, ma che è rarissimo a trovarsi, io ce l'ho, ma insomma, quello delle mantellate, ma Garen aveva 22 anni, lo fregano, cioè dire, come la De Blasi alla commemorazione di Gentile, la De Blasi da malata. E quello deve parlare di San Carlo Borromeo. Io lo pubblico in questa recensione il discorso, se tu me l'avessi chiesto te l'avrei dato, ed è una breve pagina bellissima. Voglio dire, ricerca tutto, devo dire, ha trovato tutto. Questo libro è prezioso nel senso che è una miniera di questo, bibliograficamente parlando, eccetera. Però appunto, ma perché dedicare tanto tempo a una causa così sbagliata? Ecco. Mi piace. Grazie Maurizio. Bene, credo che sia giusto adesso dare la parola all'autore, che è stato in vario modo chiamato in causa per le sue osservazioni. Anzitutto ti ringrazio, ringrazio gli altri amici e colleghi per aver dedicato tempo, attenzione al mio lavoro e tutti voi qui presenti. E ci sono aspetti di dettaglio e aspetti generali che avete affrontato. I dettagli potrei anche tralasciarli, però potrebbero dare l'impressione, sentito l'amico Maurizio, che sia stato superficiale anche nei dettagli. Sicuramente sono stato azzardato nell'interpretazione storica del tutto e mi posso giustificare dicendo che ho inventato il mestiere di storico, o ci ho provato negli ultimi anni, perché io sono stato sempre un professore di psicologia e probabilmente apro e chiudo la parentesi sulla psicologia, l'aver insistito anche sulla dimensione psicologica, su delle situazioni conflittuali che possono riguardare Garen, possono riguardare Fanciullacci, possono riguardare Martini e così via, sicuramente è il segno che deriva dalla mia professione. Non so se è stato un bene o se è stato un male, alcune recensioni hanno detto un bene, altre hanno detto un male. Comunque questo è l'aspetto che chiudo sulla psicologia. Dicevo dei dettagli, i dettagli sono importanti perché sono il frutto anzitutto di un lavoro che ho cercato di condurre con serietà e rigore, cercando di farmi così le ossa a strada facendo, questo senz'altro. Pertici diceva, e forse ho fatto delle previsioni a portare dei documenti, perché ho detto sicuramente mi chiedono, ad esempio quando si era iscritto Eugenio, dice ma 29,
ecco, detta così, se io in una nota riporto il documento e si dice ma non è strano 29 e 31, si dà, ma non è senza polemica, però io l'ho vissuta come polemica, ma sembra che io abbia riportato un documento che sia vago, allora ho interpretato fa male. Fa problema, dicevo io, fa problema il fatto che... Comunque, secondo questo certificato, è scritto il 1 maggio del 31, chiuso, finita la partita. C'erano delle retrodatazioni delle volte, per merito di vario tipo. Sì, ecco. Però viene vissuto dall'autore, vertici, viene vissuto dall'autore, fermarsi su un dettaglio di questo tipo, 20 o, 3, o 31 o 32, come se io avessi, vabbè, comunque chiuso. La curiosità mia, semplicemente, non ho detto. Ci sono, certo, qui il problema che tocca Maurizio Torrini è fondamentale, la Mattei l'ha toccato anche i vertici, ma... Io mi sono trovato in un magma, quando è vertice di informazioni e controinformazioni, non tocca ancora l'aspetto giudiziario e indiziario, indiziario e giudiziario, ma a livello di storiografia. Io ho avuto il problema con gli storici, con voi che di mestiere fate gli storici, non dico voi su questo caso, ma che storiografia è stata fatta? Da dove parto? Allora parto da questo, perché... probabilmente va a toccare una serie di questioni che poi hanno una rilevanza più generale. È stato citato da Menozzi il famoso libro La resistenza a Firenze di Frankovic, dove si parla del delitto gentile, poi c'è un altro saggio sul delitto gentile, poi c'è tutta la storiografia che chiaramente è stata sintetizzata. Su che cosa si basa Frankovic quando parla dei gap? Lo dichiara una pagina precisa, mi baso su una relazione scritta da un reduce sopravvissuto dei GAP che ha lasciato una relazione. E quindi di volta in volta, insomma, 1 marzo i GAP hanno fatto questo, 15 aprile hanno fatto questo, 20 maggio hanno fatto questo e si basa su una relazione. Poi venne pubblicato questo fascicolo da parte dell'Istituto Storico della Resistenza, Istituto Storico della Resistenza, per intenderci, non da uno istituto di psicologia, per essere chiaro. Dall'Istituto Storico della Resistenza venne fatto un fascicolo intitolato L'opera dei gappisti Verni del compianto Verni, che è scomparso poco tempo fa. E Verni dice, io per fare la cronistoria dei gappisti fanciullacci, Martini non viene citato, eccetera, eccetera. Mi baso, questo elenco ricostruito con l'aiuto dei superstiti del comando GAP e con la relazione riportata da Frankovic. Su questo tipo di materiale è stato ricostruito oggettivamente anche il delitto gentile. Nella storiografia pubblicata esistono le testimonianze Bilenchi, Mattei, eccetera, sono tutte testimonianze orali con tutti i difetti indicati da Maurizio. Però vi è una storiografia ufficiale all'interno del Partito Comunista Resistenziale che si basa su determinati documenti. Io, facendo le mie ricerche, ho individuato la relazione di partenza, che apparteneva a Giuseppe Martini, che l'ha fatta. Se noi andiamo, e ora se troverò sede storiografica dove pubblicarlo, io pubblico la relazione Martini di partenza, la sintesi e scusate il termine un po' forte, ma è forte, deformazione fatta da Frankovic, c'è l'ulteriore deformazione fatta da Verni su tutta una serie di episodi fondamentali della resistenza a Firenze. I GAP sono fondamentali a Firenze. Perché tutta una serie di azioni dal dicembre fino all'esaurimento dei GAP, su cui ora torno, sono fondamentali. Ecco, qui c'è subito uno scoglio che io ho incontrato subito, e cioè che passando dalle testimonianze orali, sia quelle note, Bilenchi, eccetera, sia quelle da me acquisite, io ho trovato una discrepanza enorme e continua. E quindi... mi permetto di dire, ma ci sono 500 pagine, probabilmente le ho scritte male, chi dice le ho scritte bene, chi le ho scritte male, ma le 500 pagine tendono a dimostrare questa discrepanza, questa è la conclusione, è stato lo scopo del mio libro. Io non ho avuto la possibilità
di fare una sintesi generale, perché ho impiegato 10 anni a mettere in riga, a perdere tempo, come dice Maurizio, a mettere in riga tutta una serie di... No, ha detto, potevi dedicarti a qualche altra cosa, ma sono andato in pensione prima apposta per fare il libro. Quindi il tempo ce l'ho avuto. Per mettere un po' d'ordine, probabilmente non ci sono riuscito, se permangono ancora i dubbi, se ancora si può pensare, Pertici, che la testimonianza di Bilenchi faccia testo storiografico, non ha fondamento storiografico. E perché? Perché i documenti trovati da me, grazie al dottor Favuzza dell'Archivio di Stato di Firenze, che questo è il riconoscimento oggettivo che devo fare, perché io non ho pratica degli archivi, ma ho avuto questo aiuto fondamentale, mettono in evidenza che nonostante la rivendicazione sul volantino e sui giornali da parte di Togliatti, le autorità fasciste repubblichine dell'epoca non hanno dato la caccia a nessun gappista, non hanno fatto nessuna rappresaglia. E quando viene la rappresaglia dei famosi 17 uccisi alle Cascine, avviene quando tutti se ne sono già andati al nord e stanno per scappare, e lì c'è un problema grosso, che è la morte di Fanciullacci, che questo va messo in evidenza. Ma Fanciullacci come è morto? Il Fanciullacci che è stato considerato sempre l'esecutore materiale, è la mitologia giusta o sbagliata, non lo so. Cioè, se noi andiamo all'Ampio Oltrarno a Firenze, da me frequentato spesso, è l'eroe della resistenza è giustamente Fanciullacci, per una serie di motivi, tra cui, ma non la motivazione della medaglia d'oro, tra cui l'uccisione di Gentile. Ma Fanciullacci c'entra poco con l'esecuzione materiale di Gentile. E Fanciullacci viene eliminato in un modo che solo nel 2014 viene rilevato. E la cosa interessante è che nessuna sede storiografica di parte ex comunista o vicino alla sinistra mette in evidenza la morte di Fanciullacci come veramente avvenuta. Come mai? Tutte le recensioni hanno taciuto. Io pensavo di aver fatto, scusate, ho cambiato mestiere, di aver fatto uno scoop. È la morte alla Pinelli. Su delazione di una persona che era già nelle Brigate Nere da mesi e mesi. E Massai, da te citato, questa cosa la sa bene, subito. E perché questa persona è stata invece salvaguardata, coperta? E allora tutta a catena, crolla tutto come un castello di carta. E quindi quella vulgata, la rivendicazione comunista, su che cosa si basa? L'ho portato perché dice, ma forse se l'ha inventato. No, si basa su un giornale fascista o neofascista dell'epoca, che era il Brancaleone. Ma fino a quando non compare nel Brancaleone, la versione ufficiale di Fanciullacci non c'è. E come mai nasce in quella sede? Allora, ecco, questi sono interrogativi che io con modestia ho posto rispetto ad una storiografia che invece era netta nel documentare un evento così importante della storia, della cultura e della politica italiana come l'uccisione di Gentile in modo netto e sbrigativo. Sono stati anche una recensione recente, un giornale minore, è stato detto, ma Mecacci non ha capito nulla, sapete perché ancora nel 2014, sapete perché hanno ammazzato Gentile e Gap? Perché il 23 marzo erano stati uccisi 5 ragazzi a Campo di Marte, ma non è possibile che si possa ancora ridurre un fatto così importante della storia italiana in questi termini. E allora qui perché il discorso si allarga alla ghirlanda? La ghirlanda è una suggestione, potrebbe dire Torrini. È una suggestione per indicare che c'è un intreccio e delle complicità che non significano essersi riuniti a un tavolino e aver deciso l'esecuzione di Gentile, ma un pochino prima, durante o dopo, aver creato un clima, un contesto dove questa uccisione andava bene così per motivi più diversi, a seconda delle posizioni intellettuali. C'era una guerra. Ecco, e allora il punto, Torrini, e allora perché Luporini nell'89 ancora dice ci sono cose che non si possono dire? Questo te lo dico privatamente. Ah, ecco, non dillo adesso. No. E siamo qui. No, perché Garen... Io non ho mai insegnato psicologia, insegno. E allora sì, mi si contesta di fare, di non fare, di fare lo psicologo. Scusa, Torrini. Qual è il punto? Ci sono delle cose che sono ancora nascoste? Io so
Qui sono stati fatti dei riferimenti che anch'io so delle cose che non si possono dire, ma non le dico perché c'è un vincolo preciso a livello di informazione e a livello anche legale, perché ci sono delle implicazioni sia sulla questione Martini, sia sulla questione Bindo Fiorentini, citata prima da Moretti, che hanno delle implicazioni che lì veramente sarei stato azzardato. Però non si può continuare a dire che quando viene fuori finalmente, ma nessuno l'aveva cercato chi avevano arrestato, ma che gli storici cosa hanno fatto? Vuol dire che c'è stata una impostazione, non dico in malafede, ma un'impostazione ideologicamente guidata a livello inconscio, se mi si permette il termine, che ha portato a non cercare certi documenti. Canfora, alla presentazione a Milano, mi ha detto: io i documenti di Guido Leto, i documenti sull'arresto di Bianchi Bandinelli, Biasutti e Calasso, partito d'azione, non comunisti, il giorno dopo, io non l'avevo cercati perché non avevo in mente il partito d'azione. E perché non l'avevi in mente Canfora, partito d'azione? Perché io sempre ho avuto in mente il gioco fatto su questa storia da Bilenchi e Bianchi Bandinelli, eccetera, eccetera. Quindi una storiografia ufficiale guidata da dei presupposti ideologici. Ecco, allora, per chiudere sotto questo aspetto, diciamo, dei documenti, scusate se ve lo dico tranquillamente, perché ho sentito delle punte polemiche, bisogna parlare dei documenti. Allora nel libro ci sono sicuramente i passaggi maliziosi, ci sono, ma sono maliziosi per dire: ma come mai si è omesso questo? Come mai si è fatto questo? Perché la Mattei? Io tiro fuori la Mattei, perché intorno al caso Mattei, chi se lo ricorda, nell'agosto del 2004 sono tutti elencati in appendice, una ventina di articoli, hanno parlato tutti del caso Mattei. Ma qualcuno poteva dire: scusi Teresa Mattei, giustamente, ma lei a Firenze, ma lei indica a due gap, le testimonianze da me riportate indicano che i gap assolutamente non potevano parlare con un esterno, non si conoscevano nemmeno tra di loro. Ma allora questo a cosa serve? Serve a decostruire, Pertici, il fatto che la Mattei è stata portata a sostegno di questo famoso incontro di Bianchi Bandinelli, eccetera, Sanguinetti, di quel pool di persone, hai capito? Quindi si toglie pezzo per pezzo un credo che sia comunque no, non voleva. Capito? Quindi la prima parte, una parte decostruenze, si può dire, e va verso, probabilmente è stato costruito, ha detto bene Mauro, in un certo modo, per arrivare a dimostrare che cosa? Cosa vuole dimostrare con il libro? È pacifico anche nelle reazioni che ci sono state in altre sedi viscerali sul libro. Cioè non ha dato solo noi Garen, io al nord mi sono trovato col problema Banfi. Ma cosa hai tirato fuori Banfi che andava a Forte dei Marmi a chiedere il trasferimento di qui e di là? L'ho tirato fuori perché? Per me va tirato fuori, perché è umano, capito? Non si può trasferire, e questa io penso è la lezione di Garè, non si può trasferire solo su un piano ideologico ideale e non vedere gli uomini come hanno agito. Qui ha sparato un uomo che si chiamava Martini, non si chiamava Fanciullacci, non si chiamava Garè. Garè ha avuto degli altri comportamenti, ecco, questo è il livello in cui io mi sono messo. Qual è il perché dell'uccisione di Gentile? Non la so, perché tutto quello che ho letto non si riduce al fatto che della rappresaglia o del simbolo del fascismo. Ci sono delle indicazioni che mettono in ombra tutto un contesto, un contorno in quel momento, in quei giorni, dopo la svolta di Salerno, alla formazione del nuovo governo con Togliatti, che rendono molto opaca la situazione. Però io non ho la competenza, do delle suggestioni, come ho detto prima, su possibili ipotesi, allacciandomi a una storiografia che non è una storiografia di seconda mano o di secondo livello. Mi rifaccio a De Felici, mi rifaccio a una storiografia relativamente, penso, accolta da buona parte della cultura storiografica italiana. Ma il punto fondamentale è il voler continuare a dire su questa storia che la cosa è chiara. No, non è chiara. Non è chiara. Prendete, ma nessuno ha mai citato, tutta la storia dice: vabbè, ha fatto il poliziotto, lo storico detective. È vero,
Era un complimento. No, è un complimento, ma c'era bisogno di fare la storia detective, di scoprire dopo non so quanti anni cioè il documento fu, il primo documento, la prima volta lo vide Paoletti, quindi nel 2005, siamo nel 2014 e apro il fascicolo del giudice istruttore e trovo che i proiettili sono una barzelletta. E chi l'ha fatto questo lavoro? Perché hanno coperto i gappisti? Ecco, io pensavo che questi aspetti fossero almeno interessanti tanto quanto le mie malizie su Guérin, capito? Per mettere in evidenza un ambiente fiorentino che alcuni hanno scritto torbido, oscuro. Certo, c'era la guerra, si ammazzavano, c'erano quelli che scappavano, le torture e così via. E in tutto questo c'erano questi personaggi che agivano in questo modo. Non era una situazione lineare. Viene dato l'ordine di uccidere Gentile e i due gappisti partono. No, è tutto un caos, è tutta una situazione molto complessa per me, che come la tocco mi sfugge. Allora, se poi uno dice no, questo punto è fermo, va visto un po' nel sistema, nella sua globalità. Ecco, questo era l'essenziale, volevo dire. Un'altra cosa importante, a mio avviso, è stato evocato Moro, qualcun altro, l'analogia. Io non ci avevo pensato, non solo perché ho letto il libro di Morucci dove cita Gentile, ma mi è venuta fuori con il circolo Berenson e Igor Markievicz. Ma Igor Markievicz io me lo trovo. Chi ha visto Firenze, è stato mai, chi è di Firenze lo sa bene, Villa I Tatti di Berenson, è blindata, è un posto magnifico, bellissimo. C'è un villino accanto dove stava Igor Markievicz. Ma come può essere che dall'ottobre al febbraio 43-44 Alessandro Sinigaglia, capo dei GAP, abitasse nel villino di Markievicz? Così è facile, cioè, accade. Fra l'altro Sinigaglia, c'è un libro che dice ebreo negro comunista, passava anche osservato, era frequentato anche dagli ufficiali della SS. Ecco, sono cose che forse a qualcuno non fa meraviglia. A me fa meraviglia che il capo dei GAP, ucciso poi in situazioni non chiare alla fine del febbraio del 44, stessa a casa di Markievicz, e che poi Markievicz, se lo troviamo, a torto a ragione, la situazione è contestata, ora è riuscito il libro di Fasanella su Igor Markievicz, che fu a suo tempo boicottato, e comunque è tutto un altro discorso. Markievicz ce lo ritroviamo nel delitto Moro. Poi qualcuno ha detto, si è andato anche a cercare Gelli. Gelli, ma porca miseria. Ma Gelli era ufficiale tenente della milizia nel rapporto con i servizi segreti tedeschi con il capitano cristomanno detto Hermann. Chi è che fa catturare Fanciullacci? È Hermann, che è in combutta con Gelli. A Washington c'è un file su questa questione incredibile, che io ho visto solo in parte. E allora poi Gelli ce lo ritroviamo in situazioni diverse, ma questo porta alla confusione generale, porta a uno sfilacciamento delle tesi sostenute nel libro. Sì, ma probabilmente porta a questo, se uno volesse sapere chi ha ucciso il Gentile, chi e come, dove, quando e perché, porta a rendere più manifesto un quadro di grande incertezza e complessità che tocca il delitto in modo specifico, ma tocca in generale il comportamento dell'intelligenza italiana. Maurizio mi ha chiesto c'ho malizia per tutti. Io la simpatia ce l'ho per Dionisotti, perché Carlo Dionisotti, Partito d'Azione, si esprime in modo limpido sulla necessità di uccidere Gentile. E non fa tanti intorno avanti, ci ritorna anche negli anni successivi. Quindi per me la morte Gentile era un atto dovuto, un'esecuzione di guerra in quel contesto. Io non ho simpatia per Gentile in quanto simbolo del fascismo, no. Se no sembra che ho fatto un libro fascista pro Gentile e pro Fanciullacci e pro Mario Maglio Rossi. No, è stata un'esecuzione di guerra. Ma le parti in gioco non sono i due gappisti in bicicletta, bella ciao, che vanno al salviatino. Il quadro è molto più complesso. Non so se sono riuscito a renderlo manifesto in tutti i suoi aspetti, però come dice Torrini, e chiudo, c'è tanta bibliografia, spero usate almeno quella. Grazie.
Roberto, sì. Mi pare di aver trattato con rispetto e anche con parole di simpatia il lavoro di Mecacci. Quindi, come dire, d'altro canto, se si discute è giusto discutere, cioè non è, il problema è questo, il problema è, era la parte iniziale del mio intervento, l'equilibrio fra apporto documentario e valutazione storica. Su questo piano, secondo me, il lavoro di Mecacci ha dei problemi piuttosto forti. Però siccome mi ha tirato la volata, come si diceva una volta, una questione la devo porre, che la volevo dire, però era stato tardi, non la volevo dire. E poi magari gli darò anche il lavoro, è un po' antipatico perché parlo di un mio lavoro. Non è vero che, come scrivi a pagina 262, che su Dionisotti non pesava alcuna forma di rapporto personale con Gentile. In questo mio intervento che invece 10 anni fa in questo libro un po' passato su Giovanni Gentile e il Senato, io dimostrai che Dionisotti era il marito della nipote di Fortunato Pintor, venne a Roma nel 1941 su richiesta di Pintor a Gentile. I due si sentirono e si conobbero anche perché Dionisotti entrò, quando era al liceo Virgilio, entrò all'Enciclopedia Italiana, grazie alla mediazione di Gentile ha lavorato per 2 anni al biografico a fianco di Giovanni Gentile. Poi una cosa che mi sembra che avresti dovuto, tanto siamo fra, ricordare che dopo il famoso articolo, io ho dimostrato con il carteggio che fu lui che chiese a Fortunato Pintor il lungo necrologio di Gentile che comparve sul Giornale Storico della Letteratura Italiana, sono 20 pagine, e che è un unicum nella letteratura del dopoguerra, perché non ci fu rivista scientifica, se non di area post-fascista, che dedicò un necrologio a Giovanni Gentile. L'unico fu il Giornale Storico, grazie alla mediazione di Carlo Dionisotti. Quindi anche quello scritto di Dionisotti del 44 probabilmente per lui costituì sempre un problema, e negli scritti che poi sono stati raccolti anche in volume anche degli anni 60 e 80 questo si avverte. Dionisotti era piemontese e azionista, quindi dire ho sbagliato era chiedergli troppo, d'accordo? Però in qualche modo avvertiva la questione con una qualche problematica. Questa era l'unica cosa che volevo dire. Grazie, io credo che appunto l'orario è andato avanti forse più di quello che ci aspettavamo, ma mi pare che l'interesse del lavoro sia emerso anche dalla vivacità delle discussioni che ha suscitato, e io trovo che sia soprattutto rilevante il fatto che sono cominciati ad emergere problemi relativi alla questione del fare storia e in qualche modo dell'apporto che ci può dare la storia al nostro oggi. Il tema appunto della revisione di ciò che è accaduto nel secondo dopoguerra mi pare particolarmente interessante, rilevante, e il libro, se non altro per tutti i suoi stimoli, ci dà sicuramente un contributo a rivedere in maniera spassionata, senza pregiudizi e basandosi sul fatto che la documentazione da scoprire è ancora tanta, mi pare appunto che il libro ci dia un contributo in questa direzione. Per concludere, due sole considerazioni. Prima considerazione: a fianco, nella sala del ballatoio, è esposta una documentazione tratta dagli archivi della scuola relativamente alla figura di Giovanni Gentile, documenti scritti e anche documenti visivi, fotografie non note finora, alcune di esse, quindi credo che possa essere interessante dare un'occhiata a questo piccolo percorso espositivo che è stato realizzato dalla direttrice del centro archivistico Maddalena Taglioli, che ovviamente ringrazio per lo sforzo che ha fatto. Seconda cosa, dopo la visita all'esposizione documentaria c'è la possibilità di avere un buffet nella sala di fianco, al quale siete ovviamente tutti invitati. Per adesso grazie ai relatori e grazie a voi che siete intervenuti. Grazie.